per arrivare a festeggiare la seduta vada nel modo migliore possibile, anche perché per i nostri candidati questo è un momento anche di prova finale, devono dimostrare di aver in qualche maniera conseguito quella maturità, che ovviamente non dimostreranno nei 10 minuti qui, ma ci faranno capire come sanno gestire una situazione, come sanno finalizzare un lavoro che è stato come minimo di diversi mesi, per dire poco, se sperimentale probabilmente di un anno, quindi per loro è una prova e allora dobbiamo aiutarli a sostenere questa prova nel modo migliore possibile. Quindi io do delle piccole regole che vi prego di osservare, in modo che potremmo avere una mattinata che sia una mattinata piacevole, una mattinata fruttuosa e una mattinata che rimarrà nelle memorie dei nostri candidati come il giorno in cui hanno conseguito uno dei più importanti obiettivi della loro vita. Diciamo vita come tale, vita professionale. Ecco, per fare questo io prego tutti di silenziare il cellulare, cosa che sto facendo in questo momento, ove possibile di non rispondere, se ovviamente perviene una chiamata, ancorché silenziata, ove necessario, perché qualcuno di noi non si può permettere questo lusso di non rispondere, accomodarsi in maniera discreta fuori e sapendo che tutto quello che viene detto fuori la porta si risente qua, quindi la privacy non esiste, quindi allontanarsi un attimo e ovviamente evitare di disturbare in qualche maniera la seduta. Un'altra cosa importante è che è ovvio che tutti noi siamo qui e le famiglie sono qui per il loro candidato, ma ogni famiglia ha un candidato, quindi diciamo che pensiamo pure al candidato che viene dopo, nel senso che è chiaro che finita la performance del proprio candidato, uno è preso dall'euforia e comincia, no, a applaudire, magari ululare qualche volta, cosa che pregherei di evitare, e va bene, nel senso che è chiaro che esternare un apprezzamento è cosa giusta, pensiamo che subito dopo c'è qualcuno che invece sta con l'adrenalina pronto a sostenere la prova. E quindi magari diciamo circoscriviamo questo momento e soprattutto non cediamo all'impulso di uscire tutti insieme per festeggiare subito, si festeggia dopo e si festeggia lontano da Sapienza possibilmente, perché anche questo è un altro tema importante, nel senso che comunque siamo una città universitaria, ci sono altre attività. Quindi possibilmente il luogo dei festeggiamenti deve essere, insomma, quello giusto, non è il piazzale di fronte, non è soprattutto l'area interna a Sapienza. Ecco, se osserveremo queste regole, io sono convinto che avremo una seduta soddisfacente per noi, ma soprattutto per i nostri candidati, che sono coloro per cui noi siamo qui stamattina. Siamo qui stamattina per insieme a loro sostenere l'ultima prova. E dico insieme a loro perché la commissione, che ringrazio personalmente, per la partecipazione, buongiorno collega, benvenuta. È qui per in qualche maniera rappresentare tutti i docenti che hanno seguito il percorso dei nostri candidati e che ritengono di aver dato un contributo alla loro preparazione. E quindi li ringrazio per essere qui stamattina, li ringrazio per far parte di questo consesso, che è un consesso valutativo, ve lo ricordo. Alla fine noi esprimeremo non solo il nostro apprezzamento o disapprovazione, ma conferiremo un voto nella maniera più serena e corretta possibile. E quindi ci sarà anche per noi un momento d'orgoglio, se tutto andrà bene, ci sarà un momento di non orgoglio se le cose andranno male. Quindi sappiamo tutti che oggi andrà tutto bene, siamo confidenti in questo, ma tutti quanti dobbiamo contribuire affinché vada tutto bene. Detto questo, i candidati hanno già una precisa idea di quale sarà l'ordine. Ricordo a tutti che, vedo che però lo state osservando, c'è l'obbligo di mascherina, la mascherina viene tolta solo quando uno parla. Ricordo a tutti, i candidati che hanno a disposizione un tempo, che è di 7 minuti, e ne lasciamo 3 per l'eventuale discussione. Diciamo che in linea di massima i candidati sono molto più bravi di noi quando stiamo ai congressi e sono molto attenti a questi tempi. Se sentirete squillare un campanellino, significa che avrete 1 minuto a vostra disposizione. Io però mi regolerò di volta in volta e quindi cercherò di disturbarvi il meno possibile, compatibilmente con il fatto che
lo dico pubblicamente, ho avuto un piccolo intervento a un occhio e quindi ci vedo e non ci vedo, quindi voglio dire, può darsi pure che spingo la cosa sbagliata e quindi suona tutto, quindi mi scuserete per questo. Quindi benvenuti ancora a voi, ma benvenuti anche a chi ci segue da, in diretta, da lontano. È un'eredità positiva che abbiamo avuto dalla pandemia, dalla quale ci stiamo faticosamente riprendendo, faticosamente nel senso che facciamo fatica. Anche per tutto quello che abbiamo sopportato, ma siamo convinti che ormai l'abbiamo in qualche maniera circoscritta. Sappiamo che dobbiamo convivere con alcune attenzioni, ci conviveremo perché l'uomo ha questa grandissima capacità di adattabilità che ne ha fatto la specie dominante. Quindi impareremo a convivere anche con tutti i virus che si presenteranno di volta in volta, li combatteremo e sicuramente li sconfiggeremo, grazie anche ai nuovi medici che andiamo a formare, che si formeranno anche sull'esperienza di questi tempi. Quindi sotto questo punto di vista anche sono confidente che tutto andrà bene. Questa però è un'eredità positiva che abbiamo avuto, perché nell'immediato, quando convertimmo tutto in telematica, per permettere la partecipazione più possibile degli affetti e delle famiglie, organizzammo immediatamente questa facoltà, la facoltà di farmacia e medicina, fu di fatto la prima nell'Ateneo, che riuscì a organizzare da subito la diretta streaming, che poi abbiamo condiviso come esperienza con tutte le facoltà. Adesso questa cosa rimane, perché ci siamo resi conto che magari c'è qualcuno che, a prescindere dalla pandemia, non può venire perché è lontano, per motivi magari anche economici, per motivi di salute propri, prescindenti dal Covid, e quindi rimaniamo con questa modalità che sembra molto apprezzata, almeno a giudicare dai contatti che abbiamo durante le nostre tesi e dal fatto che ci risulta che vengono anche riviste, perché noi poi le mettiamo sul sito di facoltà. Quindi benvenuti anche a tutti coloro che sono in diretta, spero che la qualità sia buona. Ci scuserete per alcune inquadrature che non sono perfette, ma non siamo registi, siamo, diciamo, sotto questo punto di vista, un po' dilettanti, ma col tempo impareremo sempre di più. Detto questo, direi che procediamo. Ringrazio il professore Gaudio, vicepresidente della seduta, di coadiuvarmi in questa giornata, e quindi procediamo senza dubbio con il primo candidato, che è Carolina Moreddu. Carolina ci presenta una tesi dal titolo Ricostruzione della regione malleolare mediale mediante lembi pedunculati, lembo surale reverse versus lembo plantare mediale. Relatore chiarissimo professore Federico Lotorto, che prego di presentare la candidata. Grazie Federico. Grazie Preside, buongiorno a tutti. Allora, Carolina ci presenterà uno studio molto interessante. Aspetto. Sì. Dicevo, Carolina ci presenterà uno studio molto interessante su un filone scientifico assistenziale che stiamo portando avanti da diversi anni, che è la ricostruzione generalmente post-traumatica, anche di altre eziologie, e ci parlerà di un'area particolarmente difficile da ricostruire, è la regione malleolare interna, per tutta una serie di motivi che vedremo durante la presentazione. E concludo solo con una piccola nota positiva nei confronti di Carolina, che nel periodo, se possiamo definirlo, post-pandemico, ha frequentato con grande assiduità sia reparto sia plastica, testimoniando quindi un sincero interesse nei confronti della disciplina. Prego, Carolina. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Lotorto, il presidente e la commissione tutta. La mia tesi tratta la ricostruzione della regione malleolare mediale mediante lembi pedunculati, un confronto tra il lembo surale reverse e il lembo plantare mediale. I difetti dei tessuti molli della regione malleolare hanno un'eziologia prevalentemente traumatica e possono associarsi all'esposizione di osso o mezzi di sintesi ortopedici, come nelle fratture di tibia o perone. La ricostruzione di tessuti molli in quest'area è complessa. Tra le difficoltà ricostruttive vanno menzionate la scarsa mobilizzazione dei tessuti, una vascolarizzazione spesso scarsa o insufficiente,
e la scarsa presenza di tessuto sottocutaneo a livello delle prominenze ossee. Per una ricostruzione ottimale bisogna considerare che la regione della caviglia è sottoposta a una grande tensione durante il movimento. Di conseguenza è necessaria una copertura che sia stabile e robusta, ma al contempo sottile, per permettere un'adeguata calzatura delle scarpe. Attualmente i lembi liberi microchirurgici rappresentano il gold standard del trattamento. Tra i vantaggi di questi lembi abbiamo il ricco apporto vascolare alla zona del trauma e la possibilità di coprire ampie perdite di sostanza. Tuttavia, non è sempre possibile impiegare i lembi liberi, in particolare nei pazienti le cui condizioni generali sono scadute o che presentano delle comorbidità cliniche severe che rappresentano una controindicazione alla microchirurgia. In caso di scarsa disponibilità di vasi riceventi che sono necessari per l'anastomosi microvascolare, e infine, un terzo elemento di criticità è la necessità di un setting microchirurgico e di un team esperto per garantire il successo del lembo. La ricostruzione mediante lembi liberi, infatti, è tecnicamente impegnativa, richiede tempo e un alto grado di supporto infrastrutturale, di cui non tutti i centri sono forniti. L'alternativa ai lembi liberi è rappresentata dai lembi locali, che consentono una copertura altrettanto ottimale di una vasta gamma di difetti, sono affidabili e generalmente veloci da eseguire. Tra gli svantaggi di questi lembi abbiamo il ridotto risultato estetico, come la possibilità di bulging e formazione di orecchi di cane. Tra i lembi locali, due valide opzioni per coprire la regione malleolare mediale sono il lembo osurare reverse e il lembo plantare mediale. Il lembo osurare reverse è un lembo fasciocutaneo, viene prelevato dalla regione posteriore della gamba e viene trasferito a una regione ricevente distale rispetto a quella donatrice. Per questo motivo è chiamato distally based o lembo a base distale. Durante il trasferimento le connessioni vascolari che assicurano l'apporto arterioso anterogrado dell'angiosoma surale vengono interrotte e pertanto il lembo si basa su un flusso retrogrado attraverso le perforanti dell'arteria peroneale, tibiale posteriore e la rete vascolare del nervo surale della vena piccola safena. Un vantaggio di questo lembo è che non compromette alcuna arteria principale dell'arto inferiore. Ha un'ampia varietà di indicazioni anche nei pazienti vascolarmente compromessi, un grande arco di rotazione, può arrivare a coprire difetti di grandi dimensioni e infine è semplice da sezionare, ha una bassa morbidità del sito donatore. Qui vediamo il caso di un paziente trattato con lembo surale reverse. Il lembo plantare mediale è un lembo fasciocutaneo, viene prelevato dalla regione plantare mediale, area non portante della pianta del piede, ed è fornito dall'arteria plantare mediale. Classicamente è descritto per coprire i difetti del tallone, ma può essere utilizzato anche per coprire i difetti della regione malleolare mediale. Fornisce una copertura di cute spessa e sensibile grazie all'inclusione nel lembo dei rami cutanei del nervo plantare mediale ed è utile per coprire difetti di media dimensione. Tra i vantaggi abbiamo l'ampio arco di rotazione e la bassa mobilità del sito donatore. Rispetto al lembo precedente, surale reverse, il lembo plantare mediale presenta una dissezione che è più lenta e complessa. D'altra parte è meno esposto alla congestione venosa poiché non è basato su un flusso retrogrado. È utilizzato con successo per la copertura dell'osso e di placche metalliche nella zona della caviglia e infine ha un tasso di complicanza estremamente basso secondo la letteratura. Qui vediamo il caso di un paziente trattato con lembo plantare mediale per ricostruire una regione malleolare mediale. Adesso proietterò un video della procedura chirurgica che è molto esplicativo, ma vi avviso che è un video forte. Vediamo proprio il trasferimento del lembo dal sito donatore, quindi la regione plantare mediale, al sito ricevente, l'area malleolare mediale. L'obiettivo di questo studio è quello di confrontare il lembo surale reverse e il lembo plantare mediale nella ricostruzione della regione malleolare mediale. Il principale oggetto dello studio è stata la sopravvivenza del lembo parziale e completa. In secondo luogo sono state valutate complicanze minori come la congestione venosa e l'infezione del sito chirurgico. Abbiamo condotto uno studio retrospettivo da gennaio 2016 a dicembre 2020. Sono stati coinvolti 30 pazienti ortoplastici, di cui 19 pazienti sono stati sottoposti a ricostruzione con lembo surale reverse e 11 pazienti con lembo plantare mediale. I criteri di esclusione sono stati anamnesi di grave malattia vascolare periferica, comorbidità maggiori e gravi compromissioni della deambulazione. Dei 30 pazienti, 25 erano maschi e 5 femmine, l'età era compresa tra 22 anni e 80 anni, l'eziologia della ferita era traumatica in 24 pazienti, quindi nell'80% dei casi, mentre 6 pazienti presentavano una ferita non cicatrizzante. 2 pazienti presentavano anche mezzi di sintesi esposti. La dimensione del difetto ha avuto un ruolo statisticamente significativo nella scelta tra il lembo plantare mediale e surale reverse,
Siamo stati in grado di utilizzare il lembo plantare mediale per pulire i difetti fino a 48 cm quadri, con una media di 16,2 cm quadri, mentre siamo stati in grado di utilizzare il lembo osturale reverse per coprire i difetti fino a 56 cm quadri, con una media di 21,7 cm quadri. In nessuno dei due gruppi abbiamo riscontrato la necrosi completa del lembo. Un paziente sottoposto a ricostruzione con lembo plantare mediale ha riportato un'infezione del sito chirurgico e ha richiesto un trattamento antibiotico prolungato e un leggero debridement, ma è stata sufficiente la gestione conservativa in ambiente ambulatoriale per raggiungere la risoluzione completa. Del gruppo dei pazienti sottoposti a ricostruzione con lembo surale reverse, 3 hanno presentato una congestione venosa. Di queste, 2 si sono risolte senza alcun impatto importante sulla vitalità del lembo, mentre una ha provocato la necrosi parziale del lembo e ha richiesto un reintervento e un nuovo lembo per la copertura dell'area, che è guarito senza ulteriori complicazioni. Qui vediamo il follow-up di un paziente sottoposto a ricostruzione mediante lembo plantare mediale, ne abbiamo visto altre foto nella parte introduttiva. Il follow-up è importante per valutare la ripresa funzionale post-intervento. In conclusione, entrambi i lembi, il plantare mediale e il surale reverse, sono opzioni valide per la ricostruzione dei difetti dei tessuti molli nella regione malleolare mediale con osso o mezzi di sintesi esposti in ambiente non microchirurgico. Coerentemente con la letteratura abbiamo riscontrato che il lembo plantare mediale è una scelta più sicura in termini di sopravvivenza del lembo e complicanze postoperatorie, sebbene abbia una dissezione più lenta e complessa e sia limitato alla copertura di difetti di medie dimensioni. Il lembo surale reverse, sebbene sia aggravato da congestione venosa e necrosi parziale del lembo più comuni, ha una dissezione rapida e semplice ed è ancora un'opzione valida, soprattutto per i difetti di grandi dimensioni per i quali il lembo plantare mediale risulterebbe insufficiente. Grazie per l'attenzione. Carolina, grazie per esserti mantenuta ai tempi e per aver esposto con chiarezza questa interessante tesi, che è ora aperta per la discussione da parte della Commissione. Se non c'è nessuno, io avevo un commento innanzitutto generale, no? Spesso si pensa alla chirurgia plastica come qualche cosa di non indispensabile, no? Di voluttuario. Ecco, la chirurgia plastica oggi ha un'importanza nella ricostruzione che è qualcosa di formidabile. Noi oggi riusciamo a fare cose come quelle che ha mostrato la collega. Ora, e quindi mi piaceva sottolinearlo. Ora, se ho ben capito, la scelta è soprattutto in base a dimensioni della lesione, in quanto uno dei due lembi garantisce la copertura di spazi più grandi. Ma esistono anche altre cose che possono influire in qualche maniera sulla scelta. Immagino lo stato generale del soggetto, situazioni locali, voglio dire, di altro tipo, oppure semplicemente la scelta è in base a questo basta, questo non basta? Grazie per la domanda. Allora, innanzitutto voglio sottolineare che il gold standard del trattamento è rappresentato dai lembi liberi e non dai lembi locali. Ci sono però delle condizioni in cui i lembi liberi non sono utilizzabili, quindi per esempio quando il paziente è politraumatizzato o quando presenta delle comorbidità che sono controindicazioni alla microchirurgia, quindi per esempio un diabetico scompensato, una malattia vascolare periferica, condizioni che non permettono di ritrovare dei vasi riceventi. E nei casi appunto in cui i lembi liberi non sono impiegabili si ricorre ai lembi locali. I lembi locali abbiamo detto che sono scarsi perché la regione anatomica presenta delle difficoltà ricostruttive tra la scarsa mobilizzazione dei tessuti intorno all'area. Per questo motivo le opzioni sono molto scarse. E, abbiamo delle altre opzioni, per esempio per difetti più piccoli come plastica Z, o un lembo che è il lembo peroneale, che è un muscolare ma richiede il sacrificio del muscolo, altrimenti per difetti di maggiori dimensioni, se non possono essere utilizzati i lembi liberi, prevalentemente sono queste le due opzioni e abbiamo proprio indagato appositamente in base a che cosa si potesse scegliere un lembo o l'altro, ed è risultato che soprattutto la dimensione ha un ruolo statisticamente significativo. Il lembo plantare mediale è sicuramente più sicuro, ma per i difetti di grandi dimensioni che non possono essere coperti con questo lembo, si ricorre al lembo surale reverse. Anche perché, almeno così, l'anatomopatologo, per quello che è,
la costituzione della zona plantare e anche della cute plantare è di solito una cute meno elastica, voglio dire, e più rigida, diciamo, per caratteristiche istologiche Sì. note, insomma. Quindi questo che tu dici mi sembra sostenuto anche dall'evidenza degli studi istologici in quella zona. Ti ringrazio, se non ci sono Grazie. altre domande possiamo procedere. Grazie Carolina. E ora la volta di Armellini Morosini Giorgio. Giorgio ci presenta una tesi dal titolo Qualità della vita e benessere psicofisico nel paziente post-prostatectomia radicale per carcinoma prostatico. Relatore, il chiarissimo professore Paolo Maria Michetti, che prego di presentare il candidato. Grazie, collega. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Con l'avvento della laparoscopia e poi in questi ultimi 3 anni, diciamo, della chirurgia robotica, abbiamo risultati fantastici in termini oncologici. Questo intervento, la prostatectomia, che si fa per il tumore della prostata, ha avuto una larga diffusione, ma non è un intervento scevro di complicanze. E se c'è così, un limite del mondo chirurgico, che chi qui lo pratica lo conosce, è proprio la difficoltà di seguire i pazienti dopo, con le difficoltà che hanno. Questo studio viene portato avanti già da un po' di tempo presso il nostro ambulatorio per capire non solo cosa fare per le complicanze, ma anche seguire gli aspetti più psicologici che sussistono nel paziente operato e che affronta le complicanze. Adesso abbiamo raggiunto un follow-up significativo e quindi sono dei dati che sono abbastanza consistenti da questo punto di vista. Giorgio ha frequentato in modo assiduo, non è mancato mai per un anno, l'ambulatorio della riabilitazione post-prostatectomia proprio per incontrare i pazienti, interrogarli, sottoporli a dei questionari e capire che cosa succede. E chiedo a lui di raccontarci un po' di che cosa si tratta. Buongiorno, ringrazio il professor Michetti per la presentazione, il presidente della commissione intera. Lo studio parla appunto della qualità di vita e del benessere psicologico, in particolare dell'ansia e della depressione nei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale per carcinoma prostatico. Carcinoma prostatico che rappresenta il 20% delle neodiagnosi di tumore maligno negli uomini over 50 ed è gravato da una mortalità di circa l'8% a 5 anni dalla diagnosi, anche se questo dato è in costante decrescita grazie ai programmi di screening. Attualmente le tecniche chirurgiche, come anticipato, sono quella laparoscopica e robot assistita, che hanno ormai soppiantato la tecnica open, ma rimangono delle complicanze che sono classificabili in intraoperatorie, postoperatorie precoci e postoperatorie tardive, in particolare l'incontinenza urinaria e la disfunzione erettile che sono stato oggetto di questo studio. Come possiamo vedere, la disfunzione e l'incontinenza hanno una prevalenza estremamente elevata ed è anche molto variabile. Questa variabilità è dovuta a fattori inerenti al paziente, come ad esempio l'età e le comorbidità, e anche esterni al paziente, come l'esperienza dell'equipe chirurgica e le tecniche utilizzate. Per quanto riguarda il trattamento dell'incontinenza, in prima linea abbiamo una terapia conservativa basata su norme igieniche, in particolare esercizi di rinforzo della muscolatura del piano del pavimento pelvico, eventualmente associate a biofeedback ed elettrostimolazione funzionale. In seconda e terza linea abbiamo la terapia farmacologica e la chirurgia protesica. Per quanto riguarda la disfunzione, invece, in prima linea abbiamo una terapia farmacologica per ossa, con inibitori della fosfodiesterasi 5, come il tadalafil, eventualmente associati a vacuum device. In seconda e terza linea abbiamo la terapia farmacologica iniettiva intracavernosa con alprostadil, la prostaglandina E1, e la chirurgia protesica. Obiettivo quindi di questo studio è stato quello di indagare possibili correlazioni fra la disfunzione e l'incontinenza con la sindrome depressiva e la sindrome ansiosa, proprio data l'importanza di queste due sindromi che sono state non sono propriamente curate e seguite da un punto di vista di follow-up chirurgico. A tal fine sono stati arruolati 97 pazienti in epoca prechirurgica, poi seguiti a 3, 6 e 12 mesi. Sono stati valutati parametri come la continenza, la funzione erettile, la terapia e la risposta alla stessa, e sono stati inoltre somministrati tre questionari: l'HADS, che valuta appunto i livelli di ansia e pressione nel paziente, l'IEF-15 e l'SCSM, che indagano la funzione erettile e la soddisfazione nei rapporti rispettivamente a 4 settimane e 6 mesi. Il quadro che si presenta al T0, quindi in epoca prechirurgica, è, come possiamo vedere,
caratterizzato già da un circa 37% dei pazienti che presentava disfunzione erettile con punteggio all'IF15 inferiore a 22, nessun paziente presentava incontinenza urinaria, mentre la sindrome depressiva e la sindrome ansiosa erano già presenti in questi pazienti, anche se questo dato è comunque facilmente spiegabile dalla neodiagnosi di carcinoma e dell'imminente intervento. A 3 mesi notiamo come il quadro cambi in maniera abbastanza radicale, con un ingente incremento dei pazienti con disfunzione erettile ed incontinenza urinaria, mentre per quanto riguarda la sindrome depressiva aumenta, ma non di molto, mentre la sindrome ansiosa aumenta abbastanza, in maniera abbastanza importante, raggiungendo proprio a 6 mesi il suo acme. Al test di Fisher però non sono state trovate correlazioni statisticamente significative tra questi fattori. A 6 mesi dall'intervento vediamo come la disfunzione erettile inizia a diminuire nei pazienti in studio, l'incontinenza urinaria ha un forte decremento, la sindrome ansiosa inizia a diminuire, mentre la sindrome depressiva ha un forte aumento della prevalenza nei pazienti e qui appunto raggiunge il suo picco di incidenza. Al test di Fisher non sono state osservate correlazioni statisticamente significative, ma è interessante vedere come al test di Mann-Whitney è stata osservata una differenza di punteggio medio all'IF15, quindi lo score di disfunzione erettile, tra i pazienti con sindrome depressiva e i pazienti senza. Infine, a 12 mesi dall'intervento, vediamo come la disfunzione erettile continui a diminuire nella coorte in studio. L'incontinenza non è stata più valutata in quanto la quasi totalità dei pazienti aveva recuperato la funzione. La sindrome ansiosa diminuisce ulteriormente e arriva a raggiungere i livelli inferiori a quelli preoperatori, ma dato estremamente importante ed interessante vedere come la sindrome depressiva continua ad attestarsi attorno a un 20% dei pazienti, quindi rimanga fissa su un plateau. Anche qui, al test di Fisher, però, non sono state osservate correlazioni statisticamente significative. Concludendo, possiamo dire che l'ansia e la depressione, quindi queste fluttuazioni dello stato psicologico in questi pazienti, non possono essere ricondotte a un solo fattore, e in particolare non sembrano esserci correlazioni statisticamente significative tra la disfunzione e l'incontinenza con la sindrome depressiva e la sindrome ansiosa, anche se questi risultati potrebbero essere comunque influenzati dalla ridotta numerosità dei pazienti in studio, soprattutto a 12 mesi. Possibili sviluppi di questo studio interessanti da indagare in futuro sarebbero quelli appunto di indagare ulteriori fattori che possano spiegare l'insorgenza della sindrome depressiva, in modo tale da inquadrare i pazienti a maggior rischio di svilupparla e quindi indirizzarli verso un percorso riabilitativo più appropriato, in modo tale da seguirli anche da un punto di vista psicologico con un supporto professionale, in modo tale da migliorarne sensibilmente la qualità di vita. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te, Giorgio, per esserti mantenuto nei tempi e per avere presentato questa tesi con chiarezza, tesi che ora è aperta per la discussione. Prego. Grazie per la domanda. Allora, sicuramente sono state indagate le varie terapie e, diciamo, in questa prima fase di studio non sono state indagate singolarmente, quindi come possibile fattore di sviluppo. Una terapia. Sono molto naive, quindi non l'ho riportato in questa presentazione per andare a vedere appunto le possibili correlazioni.
Un argomento piuttosto inusuale, questo è già difficile da pronunciare il titolo. Si tratta appunto di una forma di fobia rispetto alle dimensioni del pene, diffusissima, e forse chi non ha detto ai lavori lo sa, invece chi ci lavora lo sa, e che è un motivo di consultazione per moltissimi uomini. E, trattandosi di fobia, si tratta di qualcosa che generalmente non è fondato. Anche qui è un'occasione per un'autocritica al mondo chirurgico, che facilmente ha affrontato con soluzioni empiriche con risultati molto discutibili l'approccio a molti pazienti, quali invece portano un disturbo proprio che riguarda l'identità, l'identità di genere, no? L'identità sessuale, e quindi va compreso a 360 gradi. E quello che ha cercato di fare Carlo nella revisione della letteratura e dei dati che ci sono rispetto all'approccio a questo tipo di sintomi. Prego Carlo. Buongiorno, grazie professor Michetti per la presentazione, grazie Presidente e la Commissione tutta per l'attenzione che vorrete dedicarmi. Ritengo sia utile introdurre il lavoro che abbiamo svolto andando a definire cos'è la dismorfofobia. La dismorfofobia o La dismorfofobia o BDD, ossia Body Dysmorphic Disorder, è un disturbo che deriva dalla preoccupazione per un difetto di fatto inesistente o comunque marginale nel proprio aspetto fisico e che causa degli episodi depressivi o associati a disfunzioni sociali, occupazionali e sessuali. Il dottor Morselli già nel 1891 sosteneva che il paziente dismorfofobico è davvero infelice e al punto tale da arrivare alla disperazione. È un disturbo piuttosto comune, con una prevalenza puntuale che va dallo 0,7 al 2,4% nella popolazione generale, con un'età media di esordio intorno ai 16 anni, e dati retrospettivi indicano che senza un adeguato trattamento ha un decorso cronico. Il DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, riporta tre criteri diagnostici che intendono approfondire la preoccupazione del paziente. In primo luogo bisogna capire se ci si trova di fronte a una preoccupazione per un difetto immaginario o comunque per una leggera anomalia fisica, e se poi la preoccupazione provoca un disagio clinicamente significativo in importanti aree di funzionamento, e poi per ultimo se è presente un altro disturbo che possa spiegare la preoccupazione del paziente. I trattamenti farmacologici di prima linea sono gli SSRI, ossia gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, mentre la chirurgia risulta spesso poco efficace. La dismorfofobia peniena rientra nello spettro della dismorfofobia ed è correlata ad una percezione negativa delle dimensioni del proprio pene. Questa si tratta appunto di una forma di fobia sociale, la cosiddetta sindrome dello spogliatoio, ossia la paura di esporre il loro pene di fronte agli altri e sentendosi osservati e giudicati. E tutto questo si ripercuote anche nella sessualità. Diversi studi hanno cercato di definire parametri di normalità sulle dimensioni senza riuscire a raggiungere una chiara concordanza, ma anche di fronte ad un dato analitico della norma il paziente non è rassicurato quanto diciamo il proprio vissuto, e un ampio studio ha dimostrato che il 66% degli uomini percepisce le proprie dimensioni come medie e il 12% le percepisce come inferiore alla media. Di questi il 46 e il 91% desiderano un pene più grande, ed è proprio questo 91% che può richiedere una consultazione. Questi pazienti possono essere gestiti con diverse tipologie di trattamento, dalla terapia psicologica a quella medica a ovviamente la chirurgia. Andiamo a vedere quali possono essere le soluzioni chirurgiche. Abbiamo messo a confronto alcuni dei trattamenti chirurgici per analizzare da un lato i possibili esiti dell'operazione e dall'altro i possibili effetti indesiderati. Entrambi aspetti molto importanti sull'efficacia dell'operazione, specialmente nella percezione di un paziente dismorfofobico. La prima possibilità chirurgica è l'innesto di grasso autologo, tecnica meno invasiva rispetto ad altre e che è indicata per l'ingrossamento soprattutto in termini di circonferenza. Presenta pochi effetti collaterali, tuttavia si può riscontrare una perdita di volume nel postoperatorio fino all'80%. Per questo, per ottenere il risultato desiderato, potrebbero essere necessarie più procedure. Generalmente si associa ad altri interventi come la sezione del legamento sospensore,
che diciamo ancora i corpi cavernosi alla sinfisi pubica e probabilmente l'intervento più accettato per l'allungamento e tuttavia può riscontrare alcune complicanze come l'assenza di supporto durante l'erezione, determinando che facendo sì che il pene penda verso il basso e quindi determinando bassi tassi di soddisfazione. E in caso ci si trovi di fronte invece a un paziente con un hidden penis, ossia un pene nascosto, potrebbe essere utile agire con una lipectomia suprapubica che non va ad influire sulle dimensioni reali del pene del paziente, ma su quelle da esso percepito. Poi abbiamo l'allungamento VY, tecnica nell'ambito della quale è difficile determinare la lunghezza media raggiungibile, in cui si tratta di effettuare un'incisione cutanea VY, allungando la cute peniana del paziente. Può presentare una complicanza insidiosa come il rigonfiamento della transizione penoscrotale. Questi interventi che vedete, l'allungamento scorrevole, il disassemblaggio del pene, la ricostruzione del lembo, che cito per completezza, sono interventi complessi ed usati per correggere malformazioni congenite come l'ipospadia o acquisite come l'indurazio penis plastica e sono di fatto diciamo, usati raramente nei pazienti dismorfofobici. La possibilità chirurgica nei pazienti, diciamo, per i pazienti dismorfofobici è la panacea di tutti i loro disagi, tuttavia difficilmente lo sarà davvero ed è per questo che un paziente potenzialmente dismorfofobico deve essere trattato con estrema cura e attenzione. In prima istanza l'urologo dovrà misurare il pene del paziente, confrontarlo con i parametri di riferimento e se le dimensioni sono superiori ai 7,5 cm non può essere clinicamente definito come micropene. Sarà poi necessario capire le ragioni che hanno spinto il paziente a recarsi dall'urologo, individuando l'origine del disagio e dai segnali che lo stesso ci invia, quindi se ingigantisce un difetto minimo, se vuole operarsi per conformarsi a degli standard socioculturali di bellezza fisica o ha già subito degli interventi chirurgici che non l'hanno soddisfatto. L'urologo dovrà poi descrivere al paziente le possibili procedure chirurgiche da effettuare nel caso specifico, chiarendone gli impatti e le tempistiche operatorie e postoperatorie, e sarà poi necessario che il paziente sia edotto dei possibili esiti chirurgici, sia in termini di realistiche possibilità di miglioramento che di possibili complicanze che potrebbero verificarsi. L'urologo dovrà poi offrire al paziente un certo lasso temporale tra la richiesta e l'intervento, perché il tempo è un mezzo diagnostico e terapeutico molto importante che permette di verificare se la domanda del paziente rimane stabile. In ogni caso sarà opportuno che richiedere una consulenza psicologica da parte di uno specialista che coadiuvi l'urologo nella scelta del trattamento più opportuno. Quindi, in estrema sintesi, di fronte alla richiesta di praticare un intervento di ingrossamento, il medico dovrà valutare la storia e il quadro psicologico del paziente, i possibili benefici chirurgici, in quanto una valutazione clinica e psicologica preliminari possono aiutare a discernere quei pazienti che trarrebbero beneficio dalla chirurgia. Qualsiasi tipo di intervento chirurgico, infatti, su un paziente dismorfofobico ha un rischio di fallimento, dato da risultati potenzialmente non ottimali e insoddisfazione, in quanto il paziente dismorfofobico ha una percezione realistica delle dimensioni del proprio pene e quindi anche le sue aspettative sull'esito chirurgico possono essere realistiche. Va pertanto evitato il ricorso a trattamenti chirurgici aggressivi, dando seguito a preoccupazioni irragionevoli da parte del paziente e all'intenzione di conformarsi ad aspettative sociali e a una normalità non realistica. Quindi, in conclusione, il messaggio più importante che ho colto dall'analisi della letteratura è che l'insoddisfazione sulle dimensioni del pene è solo un sintomo atto a mascherare un più ampio disagio personale che viene da lontano e che ha scelto il pene per il suo valore altamente simbolico per l'identità maschile, ed è soprattutto di quel disagio che il paziente dovrà prendere consapevolezza. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Carlo, anche nel tuo caso i tempi sono stati rispettati e la tesi facile è stata presentata con molta chiarezza. Tesi che ora è aperta per la discussione. Prego.
Non si sente bene, mi dispiace scandire. Ok, diciamo che non ci sono delle linee guida specifiche per i pazienti dismorfofobici. L'ultima, diciamo, versione del DSM fa rientrare i pazienti dismorfofobici all'interno dello spettro di disturbi ossessivo-compulsivi e in base a, ovviamente al, diciamo, all'entità di questo disturbo si può diciamo, richiedere la consultazione da parte di uno specialista, che sia quindi un supporto psicologico, oppure si può richiedere l'intervento chirurgico, perché spesso l'intervento chirurgico non è risolutivo dell'insoddisfazione del paziente, in questo caso delle dimensioni del pene, ma i pazienti dismorfofobici hanno disturbi che riguardano varie parti del corpo, ad esempio a livello del viso, del naso, orecchie, capelli, quindi in base a quello, all'entità del disturbo, si dovrebbe discernere tra quelli che vanno inviati dal chirurgo e quelli che invece hanno bisogno di un supporto psicologico. Quindi diciamo che la collaborazione tra professionisti sarebbe l'ideale per trattare questi pazienti. Prego, collega. Sì. Sì, quello sicuramente è in caso di un idem penis, la lipectomia sovrapubica è indicata perché aiuta, diciamo, anche da un punto di vista funzionale e per evitare anche infezioni. Sì, certo, in prima cosa. Altri commenti? Io avrei una curiosità. Hai detto che di solito dal punto di vista epidemiologico è un qualche cosa che comincia a manifestarsi intorno ai 16 anni. Allora mi domando, quanti di queste manifestazioni sono transitorie e che a fronte di una maturazione anche no, psicofisica, sociale, questo tipo di situazione si supera? E quanto invece va crescendo nel tempo? Quello dipende appunto dal contesto in cui ogni persona si trova, perché molti pazienti, da quello che ho visto dalla letteratura, tendono a volersi conformare a degli standard che però non, in realtà non, cioè non sono la normalità, e quindi qualcosa che cresce piano piano nel tempo e che dovrebbe. Esistono studi che mettono in relazione questo tipo di fobia, a prescindere se più o meno giustificata, con lo stato sociale, lo stato culturale, la scolarità e cose così. Quello non l'ho trovato, cioè non ho. No, no, è una mia curiosità, perché insomma. No, cioè, dire alcune potrebbe cose, essere sicuramente interessante. Una sfera così delicata probabilmente prevede una, così, anche una preparazione ad affrontarla che sicuramente subisce influenze di vario tipo. Quindi tutte le fasce di vento affette, diciamo. Esatto. Fino a quando trovano, esatto. Ecco, questo è molto importante e sottolinea anche diciamo la necessità di un approccio etico alla professione, no? Questo. Grazie davvero, se non ci sono altre domande passerei senza dubbio oltre, grazie, grazie. E ora la volta di Gloria Assegbede, che ci presenta una tesi dal titolo L'allungamento del tendine d'Achille nel trattamento delle paralisi cerebrali infantili. 33 anni di esperienza della Scuola Ortopedica Romana. Relatore, chiarissimo professore Pietro Persiani, che prego di presentare la candidata. Grazie. Grazie, professore. Allora, all'inizio degli anni 90, proprio qui di fronte nella clinica ortopedica, il professor Romanini, un ortopedico e un neurologo pediatrico, iniziavano un nuovo approccio alla chirurgia dei bambini affetti da paralisi. Fino ad allora
Il principio del bambino affetto da paralisi cerebrale infantile era quello di stare il più lontano possibile dall'ortopedico, perché l'ortopedico lo operava, faceva interventi basati solo a volte sulla deformità ed erano anche interventi molto pesanti, perché erano interventi quando la deformità era strutturata ed erano basati su interventi. Il professor Romanini e il professor Sabatini hanno dato vita a un nuovo approccio basato sulla chirurgia anticipatoria, una chirurgia funzionale di allungamenti tendinei, dosati, multilivelli e soprattutto mini-invasivi e percutanei. Un primissimo approccio appunto della mini-invasività già 33 anni fa, con un'idea geniale. La tesi di Gloria avverte proprio sull'analisi di questi 33 anni di esperienza della clinica ortopedica e in particolare di una tecnica geniale, che è quella della tecnica di allungamento del tendine d'Achille con tre piccole incisioni senza particolari stress. Prego, Gloria. Ringrazio il professor Persiani per la gentile presentazione, saluto il presidente di commissione, la commissione e tutti i presenti. La mia tesi consiste in una revisione casistica di 33 anni della scuola ortopedica romana di interventi di allungamento del tendine d'Achille nel trattamento delle paralisi cerebrali infantili. Per paralisi cerebrale infantile si intende un ampio gruppo di disturbi neurologici comprendenti spasticità corea, atetosi ed atassia, e rappresenta l'esito di una cerebropatia lesionale acuta insorta nei primi 2 anni di vita. È necessario un approccio multidisciplinare che prevede diverse figure ed il tutto compartecipa ad un programma chirurgico riabilitativo volto al raggiungimento di un equilibrio funzionale, miglioramento delle funzioni adattative e della qualità di vita dei pazienti. Per quanto riguarda il trattamento conservativo, questi sono i farmaci che possono essere utilizzati. Particolare rilievo all'iniezione di tossina botulinica, che risulta essere la terapia più utilizzata, importante soprattutto per il trattamento della spasticità localizzata e dolorosa. Il trattamento chirurgico, indicato quando il trattamento conservativo risulta essere inefficace, comprende la chirurgia dei tessuti molli e la chirurgia sull'osso. La chirurgia dei tessuti molli prevede il release degli adduttori, release dello psoas, importante per la prevenzione della lussazione dell'anca, release dei flessori del ginocchio ed allungamento del tendine d'Achille per il trattamento del piede equino dovuto a contrattura spastica dei muscoli gastrocnemio e soleo. Questo può essere effettuato con tecnica Z, indicata in caso di recidiva, o tecnica Hook. La chirurgia sull'osso, riservata ai casi più gravi con deformità ossea, prevede osteotomia e adarcodesi. L'allungamento del tendine d'Achille tramite tecnica Hook prevede l'esecuzione di 3 incisioni longitudinali, 2 mediali e 1 laterale, come possiamo vedere da queste foto, scattate durante un intervento eseguito con questa tecnica presso il nostro policlinico su un bambino di 10 anni operato qualche giorno fa. Si esegue una dorsiflessione controllata di 10-15 gradi in modo tale da permettere lo scorrimento del tendine. Si posiziona un gesso circolare a gamberetto, si ha divieto di carico per 4-6 settimane e successivamente si pone un tutore in polipropilene. L'obiettivo di questo studio è di dimostrare la validità della tecnica Hook, confrontando il gross motor function dei pazienti in fase preoperatoria e a distanza di 12 mesi dall'intervento, oltre ad analizzare una correlazione tra il quoziente intellettivo, forma di paralisi cerebrale infantile e qualità di vita dei pazienti. In questo studio, svoltosi tra il 1989 e il 2022, sono stati trattati 1.650 pazienti presso il nostro policlinico, di cui 901 femmine e 749 maschi. L'età media dei pazienti variava dai 3 ai 16 anni e l'età media era di 10 anni. Per quanto riguarda le forme di paralisi cerebrale infantile, la maggior parte dei pazienti, ovvero il 72%, presentava spasticità, mentre per quanto riguarda i disturbi motori, il 42% presentava emiplegia, il 35% biplegia, il 13% paraplegia e il 10% erano soggetti tetraplegici. Sono stati eseguiti 2.892 interventi, di cui 2.396 su tessuti molli e 478 sull'osso. Per quanto riguarda gli interventi di chirurgia sui tessuti molli, 958 erano allungamenti del tendine d'Achille. Di questi interventi, solo il 5% è stato associato ad interventi di chirurgia sull'osso, comprendente osteotomia ed artrotesi, e di questi pazienti l'87% presentava forme gravi. I pazienti sono stati valutati dal punto di vista funzionale tramite gross motor function e per quanto riguarda la valutazione del quoziente intellettivo tramite le scale di Wechsler. Il gross motor function è un indice di valutazione utilizzato per valutare i cambiamenti di funzione motoria
nei pazienti con paralisi cerebrale infantile. Prevede l'assegnazione di un punteggio da 0 a 3, come indicato in tabella, a 5 dimensioni, ovvero posizione supina, prona e rotolamento, postura seduta, in ortostatismo, cammino, corsa, salto ed in ginocchio. Ad ogni dimensione viene assegnato un determinato punteggio, dalla somma dei punteggi deriva un determinato livello e possiamo distinguere 5 diversi livelli. È stato analizzato il quoziente intellettivo dei pazienti ed è stato posto in relazione con le forme di paralisi cerebrale infantile. Questi sono i dati che sono stati ottenuti e possiamo notare come le forme più gravi di paralisi cerebrale infantile presentino un quoziente intellettivo particolarmente basso. Sono stati eseguiti interventi per recidiva e di questi il 19,7% erano allungamenti del tendine d'Achille. Soffermandoci sul gross motor function, questi sono i dati che sono stati ottenuti e possiamo notare come tutte le classi di pazienti abbiano avuto un miglioramento in termini di gross motor function. L'allungamento del tendine d'Achille è quindi l'intervento più eseguito nel trattamento delle paralisi cerebrali infantili. Può essere effettuato con diverse tecniche, attualmente la tecnica migliore è la tecnica HOOK, per il minor tasso di recidive, minore invasività, rapido recupero postoperatorio e capacità di deambulazione precoce. Questo risulta essere confermato dai risultati, in quanto si osserva un rapido miglioramento della funzione motoria entro 6 mesi dall'intervento ed un aumento del gross motor function dopo 12 mesi da esso. È importante osservare che si tratta di una sottostima dei risultati e bisogna evitare di alimentare aspettative eccessive nei genitori, in quanto i più evidenti miglioramenti si osservano nei pazienti con le forme più gravi, come i pazienti tetraplegici e paraplegici, che però necessitano di un programma chirurgico plurisegmentale per ottenere un importante miglioramento per quanto riguarda la qualità di vita. Quindi in questi pazienti l'allungamento del tendine d'Achille può anche essere effettuato con il solo scopo di agevolazione del nurturing e del miglioramento estetico per favorire l'inserimento sociale del bambino. Dal punto di vista farmacologico, dal 2000, grazie all'impiego della tossina botulinica, è stato possibile posticipare l'intervento di circa 4 anni, riducendo il tasso di recidive, perché più tardivamente si opera, maggiore sarà la lunghezza del tendine e minore sarà la probabilità di effettuare una revisione per recidiva. Quindi la tecnica HOOK è una procedura semplice e mini-invasiva, fa parte di un programma chirurgico plurisegmentale volto a ristabilire un equilibrio funzionale e deve essere sempre associato ad un programma riabilitativo fisioterapico. Deve essere una tecnica anticipatoria, ovvero deve essere effettuata prima che la contrattura si stabilizzi e che si verifichi una deformità ossea, per cui l'età migliore per intervenire è dai 7 agli 11 anni. Si ottengono risultati soddisfacenti a patto che ci sia un'attenta analisi preoperatoria, corretta selezione della procedura, ottima esecuzione della tecnica, idoneo follow-up e corretta illustrazione degli obiettivi. Ed è stata osservata una correlazione tra quoziente intellettivo, qualità di vita e andamento postoperatorio, in quanto un basso quoziente intellettivo influisce negativamente sulla qualità di vita e sui risultati, ovvero sul benessere psicofisico, abilità motoria e relazioni interpersonali. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Gloria, per aver rispettato i tempi e per aver illustrato con chiarezza la tesi che ora è aperta per la discussione da parte della Commissione. Prego, professore Gaudio. La ringrazio per la domanda. La chirurgia sull'osso è rivolta principalmente alle forme più gravi, quindi le forme che presentano deformità ossea. L'allungamento del tendine d'Achille eseguito appunto con questa tecnica può essere sufficiente per poter ristabilire un equilibrio funzionale da solo nel caso delle forme più lievi, quindi nel caso delle forme emiplegiche e diplegiche. Nel caso invece delle forme più gravi, quindi delle forme tetraplegiche e paraplegiche, è necessario effettuare un programma chirurgico plurisegmentale, quindi non solamente effettuare un allungamento del tendine d'Achille, ma anche effettuare allungamenti di altri gruppi muscolari, come ad esempio appunto l'allungamento dei flessori, del ginocchio, dello psoas e degli adduttori. E quindi la chirurgia dei tessuti molli è indicata in tutte le forme, e invece la chirurgia sull'osso è riservata esclusivamente alle forme gravi con deformità ossea. Grazie. Sono altre domande? Una curiosità?
In un trentennio si saranno avvicendati diversi operatori. Quanto è una tecnica operatore dipendente o la standardizzazione è tale che insomma basta avere un certo livello che l'intervento, io non dico è garantito, ma insomma ha una possibilità di successo alta? La ringrazio per la domanda. È un intervento eseguito in percutanea, mini-invasivo e di conseguenza un intervento con una procedura chirurgica standardizzata e facilmente effettuabile. Ovviamente è necessario effettuare l'intervento in maniera ottimale, quindi sicuramente dipende anche dal chirurgo, perché ovviamente durante l'intervento è necessario effettuare, dopo le tre incisioni, una dorsiflessione controllata, quindi non bisogna effettuare una dorsiflessione eccessiva, né tantomeno effettuare una dorsiflessione più e più volte durante l'intervento. Quindi sicuramente il ruolo del chirurgo ha una sua rilevanza. Comunque è una tecnica standardizzata. Prego, prego colleghi. Grazie dell'ulteriore spiegazione. Se non ci sono altre domande, ringraziamo Gloria e passiamo al prossimo candidato, che è una candidata e che è Veronica Bianchini, che presenta una tesi dal titolo Mock Embryo Transfer e Pregnancy Rate nelle tecniche di EPMA. Relatore, chiarissima professoressa Daniela Pietrangeli, che prego di presentare la candidata. Grazie. Presidente, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il problema dell'infertilità è un problema a livello mondiale molto sentito. In Italia c'è anche il problema di una denatalità, si fanno sempre meno figli anche quando si vorrebbero. Poiché si cercano sempre, i risultati alla fine delle tecniche di PMA non sono così soddisfacenti, si cerca sempre di migliorare, andare a capire dove ci sono delle possibilità migliorative. Quindi è quello che ha fatto Veronica, rivedendo appunto i casi degli ultimi tre anni, anche se noi come centro siamo stati molto penalizzati dal periodo Covid, perché le nostre sale erano a disposizione per eventuali urgenze, quindi ci siamo fermati. Prego Veronica, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio la professoressa Pietrangeli per la presentazione, grazie, ringrazio il Presidente della Commissione e la Commissione tutta per l'attenzione. Per infertilità di coppia si intende l'incapacità di concepire dopo almeno 12 mesi di rapporti sessuali non protetti, attuati con congrua frequenza, o dopo 6 mesi se l'età femminile è maggiore di 35 anni. Si tratta di una patologia multifattoriale che in Italia riguarda circa il 15% delle coppie. La coppia infertile può rivolgersi a un centro di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, la riproduzione rimane un evento a basso grado di efficienza. Questo perché esistono diversi fattori che influenzano il successo della procreazione medicalmente assistita, quali la capacità di impianto dell'embrione, la recettività endometriale e la tecnica di embryotransfer. Quest'ultimo è uno stadio fondamentale per il successo della fecondazione assistita stessa. L'80% dei pazienti raggiunge questo stadio, ma il pregnancy rate rimane basso, con una percentuale di esito a buon fine intorno al 20%. Sappiamo che il 30% dei fallimenti della fecondazione assistita è causato da un embryotransfer di bassa qualità. Dunque, avere un embryotransfer difficile è associato a un considerevole decremento del tasso di gravidanza. Esistono diversi fattori che possono rendere difficile l'embryotransfer, tra i quali possiamo citare la presenza di ostacoli al passaggio del catetere a livello cervicale, per presenza di stenosi cervicale, angolo acuto della porzione uterocervicale con spiccata anti o retroversione, utilizzo di cateteri rigidi che possono indurre le contrazioni uterine, presenza di sangue dentro e fuori catetere, danneggiamento dell'embrione durante la procedura e deposito dello stesso in posizione non ottimale. In ultimo, ma non meno importante, vi è il ruolo dell'inesperienza dell'operatore. Esistono diversi suggerimenti per avere un embryotransfer di successo, tra i quali possiamo citare lo svolgere un ciclo di mock embryotransfer precedentemente al transfer embrionale stesso. Il mock embryotransfer è una procedura in cui viene inserito un catetere morbido attraverso la cervice della paziente per raggiungere la cavità uterina, al fine di simulare un embryotransfer.
Ciò è importante per conoscere la direzione e la profondità della cavità uterina, conoscere la natura difficile o facile dell'embriotrasto stesso e trattare eventuali stenosi, polipi o fibrosi a livello cervicale. Viene atto un dibattito nell'ambito della comunità scientifica circa l'utilità del mock embiotransfer per aumentare significativamente i pregnancy rate degli embiotransfer stessi e se si tratti di una tecnica che debba essere utilizzata di routine in tutte le pazienti. Il nostro studio è uno studio retrospettivo comparativo monocentrico, il cui obiettivo primario è stato quello di verificare l'utilità tecnica dei mock embiotransfer negli embiotransfer difficili per migliorare i pregnancy rate. Inoltre abbiamo fatto una verifica dei pregnancy rate con tecnica di mock embiotransfer relativa ai giorni di transfer. Il nostro campione è stato prelevato a partire da 672 coppie sottoposte a fecondazione assistita dal 2019 al 2021. Sono stati svolti 494 transfer embrionali, di cui 81 hanno avuto un esito positivo. 51 sono stati casi di embiotransfer difficile. 23 delle 51 donne sono state sottoposte a mock embiotransfer, mentre 28 sono rientrate nel gruppo di controllo. In questa tabella possiamo vedere le caratteristiche del campione di embiotransfer difficili, suddiviso rispettivamente in gruppo mock embiotransfer e di controllo. Possiamo vedere il totale di embrioni trasferiti, lo stadio embrionale, rispettivamente in cleavage stage, morule e blastocisti, e il tipo di inseminazione svolto, rispettivamente FIVET o ICSI. In quest'altra tabella vediamo che non vi sono differenze statisticamente significative in termini di età, BMI, valori ormonali di FSH, LH e MH tra il gruppo mock embiotransfer e di controllo. Abbiamo poi riportato i fattori di infertilità. In 11 pazienti il fattore causante è stato il maschile, in 31 il femminile, in 5 il fattore misto maschile e femminile e in 4 idiopatico sine causa. In quest'altra tabella abbiamo riportato i valori di pregnancy rate calcolati rispettivamente nel gruppo mock embiotransfer e di controllo. Nel gruppo mock embiotransfer il pregnancy rate è stato pari al 13%, mentre nel gruppo di controllo è stato pari al 7,1%. Ma come si evince dal valore di p-value pari a 0,65, quindi superiore alla soglia di significatività, questa differenza non è statisticamente significativa. Inoltre abbiamo riportato il numero di aborti e di gravidanze gemellari. Non ci sono stati aborti, mentre gravidanze gemellari sono stati pari a un caso in entrambi i gruppi. In questa tabella vediamo gli esiti in gravidanza per giornata di embiotransfer e vediamo come gli embiotransfer si siano distribuiti dalla seconda alla quinta giornata. Nel gruppo mock embiotransfer abbiamo avuto due esiti positivi per trasferimento in terza giornata e un esito positivo per trasferimento in quinta. Mentre nel gruppo di controllo abbiamo avuto un esito positivo per trasferimento in terza giornata e un esito positivo per trasferimento in quinta. Dunque le gravidanze si sono concentrate rispettivamente alla terza e alla quinta giornata di transfer, come in linea di massima avviene la maggior parte dei casi nella pratica clinica. Inoltre possiamo vedere che in 18 su 23 pazienti del gruppo mock embiotransfer e in 14 su 28 del gruppo di controllo abbiamo avuto sangue sul catetere, che è una caratteristica associata a un decremento della probabilità di successo dell'embiotransfer stesso. Inoltre abbiamo fatto un confronto globale nei 3 anni sui 494 embiotransfer, rispettivamente nell'istogramma sovrastante dei pregnancy rate calcolati per singola giornata di embiotransfer, mentre nell'istogramma sottostante abbiamo fatto un confronto per giornate accorpate in base allo stato embrionale. Rispettivamente abbiamo calcolato il pregnancy rate dello stato cleavage stage e dello stato blastocisti. Come possiamo vedere dai valori di p-value superiore alla soglia di significatività, le differenze in termini di pregnancy rate in base alla singola giornata di embiotransfer e in base allo stato embrionale, rispettivamente cleavage stage versus blastocisti, non sono statisticamente significative. Dunque, in conclusione, nel centro di procreazione medicalmente assistita del Policlinico Umberto I, la variabile dell'uso del mock embiotransfer non impatta in modo statisticamente significativo sul pregnancy rate negli embiotransfer difficili, e ciò è in concordia con alcuni studi presenti in letteratura e aventi una numerosità campionaria maggiore del nostro. Possiamo poi affermare che il pregnancy rate non varia a seconda della giornata di transfer o dello stadio embrionale in maniera statisticamente significativa. Dunque, il timing del transfer non ha influito sul risultato del nostro studio. Questo studio presenta dei limiti, essendo uno studio monocentrico e non multicentrico, a causa del numero esiguo del campione preso in esame e a causa dell'eterogeneità metodologica e cliniche coppie incluse, in relazione a fattori di confondimento come l'età della paziente, causa e durata dell'infertilità, protocollo di stimolazione ovarica utilizzato e numero e qualità degli embrioni trasferiti. Quindi saranno necessari ulteriori studi facenti capo a più centri di procreazione medicamente assistita e aventi una numerosità campionaria maggiore. Grazie per l'attenzione.
Ringrazio per la domanda. Allora, diciamo che questo studio è stato conforme alla maggior parte degli studi presenti in letteratura e nei quali non vi è univocità di risultati. Ovvero, in alcuni studi, diciamo, il mock and biotransfer è risultato non essere appunto utile per implementare i pregnancy rate negli embiotransfer difficili. E in ultimo, uno studio che è stato condotto nel 2021, avendo una numerosità campionaria in cui erano stati, diciamo, randomizzati 200 pazienti in gruppo di controllo e 200 nel gruppo mock and biotransfer. Diciamo, non c'è una, appunto, univocità in questo, ma quello che possiamo dire è che è comunque una tecnica che viene consigliata, che venga svolta insomma nelle pazienti, in quanto sicuramente agevola l'embiotransfer e quindi, come detto, avere un embiotransfer difficile porta a un decremento della probabilità di gravidanza, quindi sicuramente l'utilità del mock embiotransfer rimane in questo. Poi diciamo che per quanto riguarda l'aumento dei pregnancy rate saranno necessari ulteriori studi per confermare questo, diciamo, però è conforme con ciò che è presente in letteratura. Sì, io ho trovato il lavoro molto interessante. Se mi posso permettere, non ritengo che il fatto che nella casistica ci siano diverse cause di infertilità e diverse sia un limite a tutti gli effetti. Non sono convinto che sia un limite, anzi, probabilmente è una ricchezza di questo studio. Ovviamente dipende da quello che va a indagare, però per quello che è il vostro risultato, secondo me è qualche cosa che lo rafforza, semmai. Quindi l'unico commento, insomma, che è positivo. Va bene, quindi grazie. Ci sono altre domande da parte della Commissione? Se no, ringraziamo ancora una volta Veronica. Grazie. Siamo al prossimo candidato, che è una candidata, e che è Irene Fusco. Irene presenta una tesi dal titolo Stenosi aortica degenerativa, confronto tra impianto aortico transcatetere e intervento cardiochirurgico nei pazienti a basso rischio. Relatore è il nostro vicepresidente della seduta, il chiarissimo professore Carlo Gaudio. Prego Carlo di presentare la candidata. Grazie Carlo. Buongiorno a tutti, ringrazio per la gentile presentazione il professor Gaudio, saluto il presidente e la commissione tutta. Parlerò della stenosi aortica degenerativa, un confronto tra l'impianto aortico transcatetere e l'intervento cardiochirurgico nei pazienti a basso rischio. La stenosi aortica valvolare è una patologia cronica e progressiva, caratterizzata dal restringimento della valvola aortica che provoca l'ostacolo al flusso di sangue dal ventricolo sinistro all'aorta. L'eziologia più comune attualmente è la forma calcifica degenerativa dell'anziano. Per quanto riguarda la severità della patologia, questa si classifica in base all'area valvolare residua in lieve, moderata e severa. La storia naturale dimostra
un decorso lento e progressivo, ma silente, fino all'esordio dei sintomi, quali dispnea, angina, sincope e segni di scompenso cardiaco. La sopravvivenza diminuisce drasticamente, con exitus a 5 anni dall'angina, a 3 anni dai primi episodi sincopali e a soli 2 anni dei segni di scompenso cardiaco. La sostituzione chirurgica valvolare è stata per lungo tempo l'unica terapia efficace nei pazienti con stenosi aortica fino all'introduzione della TAVI. L'intervento di sostituzione chirurgica è un intervento invasivo eseguito in circolazione extracorporea effettuando una stenotomia mediana longitudinale o una minostenotomia. La TAVI invece, eseguita per via transvascolare, è una tecnica percutanea che necessita di un attento studio preoperatorio e che viene eseguita più frequentemente con approccio transfemorale. Inoltre è una tecnica che riduce i costi, sia per un minor tempo di ricovero, poiché i pazienti hanno una ripresa più rapida, sia per il minor impiego di risorse e anche per una più semplice esecuzione della procedura. Le solide prove a favore della TAVI risultanti tra i trial clinici sono state riportate nelle linee guida internazionali che la raccomandano fortemente nei pazienti non eleggibili alla chirurgia tradizionale ad alto e intermedio rischio chirurgico. Recenti studi clinici e i registri hanno analizzato il fatto che la TAVI è stata effettuata su pazienti a rischio intermedio e lieve con risultati ancora migliori rispetto alla chirurgia tradizionale. Quindi il nostro scopo si è posto l'obiettivo di verificare se la TAVI è sovrapponibile alla sostituzione chirurgica della valvola aortica nei pazienti a basso rischio. Per fare questo abbiamo analizzato con una revisione sistematica e dettagliata la letteratura scientifica internazionale per effettuare una meta-analisi degli studi disponibili. Abbiamo quindi selezionato dalla banca dati internazionale 5.946 articoli, di cui sono stati presi 9 studi, tra cui 4 studi clinici randomizzati e 5 studi osservazionali, nel quale sono stati analizzati in totale 27.276 pazienti, di cui 7.731 sono stati trattati attraverso l'impianto aortico transcatetere e 19.545 attraverso la sostituzione chirurgica valvolare. Gli endpoint che abbiamo preso in considerazione sono stati come primary endpoint la mortalità a 30 giorni e la mortalità ad un anno, mentre i safety endpoints sono stati il rischio di impianto di un nuovo pacemaker permanente, il rischio di sanguinamenti maggiori, il danno renale di grado 2 o 3, gli eventi di ictus e leak paravalvolare moderato e grave. Per l'analisi dei dati abbiamo utilizzato il programma Review Manager, nel quale abbiamo calcolato i rischi relativi con intervallo di confidenza al 95% sia dei singoli studi sia globalmente. Vedendoli più nel dettaglio, la mortalità a 30 giorni ha mostrato un'incidenza dell'1,6% nella TAVI rispetto al 2,7% della chirurgia tradizionale. La riduzione del rischio relativo è stata del 45% nella TAVI. Tale riduzione inoltre si è dimostrata significativa con un p-value di 10 alla meno 5. Per quanto riguarda il secondo primary endpoint, abbiamo la mortalità a un anno. La riduzione relativa del rischio è stata del 24%. Sfortunatamente tale riduzione si è dimostrata non significativa con un p-value di 0,16. Per quanto concerne invece i safety endpoints, abbiamo preso in esame le complicanze maggiori a 30 giorni dall'intervento. In particolare, come si può notare in tabella, sia per il rischio di impianto di un nuovo pacemaker, sia per il leak paravalvolare, abbiamo avuto una riduzione del rischio per quanto riguarda la cardiochirurgia e non l'impianto aortico transcatetere, mentre per le altre complicanze, quali sanguinamenti maggiori e il danno renale di grado 2 o 3, la TAVI si è dimostrata globalmente migliore rispetto alla chirurgia tradizionale. Infine, per quanto riguarda invece l'ictus, abbiamo avuto una riduzione nella TAVI rispetto alla sostituzione chirurgica, ma questa si è dimostrata non significativa con un p-value di 0,21. In conclusione, possiamo dire che la TAVI e la chirurgia tradizionale quindi non sono sovrapponibili. Ci sono infatti alcune differenze che devono essere sottolineate. Le evidenze a favore della TAVI
sono senza dubbio la riduzione di mortalità a 30 giorni, la riduzione del sanguinamento maggiore e la riduzione del danno renale di grado 2 o 3. Ma allo stesso tempo l'evidenza a favore della chirurgia tradizionale sono una riduzione del rischio di impianto di un nuovo pacemaker permanente e la riduzione del leak paravalvolare. In conclusione, alla luce quindi di questi risultati, possiamo dire che è necessario valutare le criticità del singolo paziente per poter decidere in maniera più giusta il trattamento più adeguato per ogni singolo caso. Grazie dell'attenzione. Grazie Irene, anche nel tuo caso i tempi sono stati rispettati e la tesi è stata presentata con chiarezza. Tesi che ora è aperta per la discussione da parte della Commissione. Per quanto riguarda la novità di questo studio, abbiamo senza dubbio il fatto che lo studio dimostra che ci sono dei dati a favore della TAVI rispetto alla chirurgia tradizionale per i pazienti a basso rischio chirurgico con stenosi aortica grave. Ovviamente la procedura, se viene utilizzata, deve essere prima preceduta da un'attenta analisi sia per quanto riguarda l'anatomia del paziente sia i criteri clinici. Il candidato ideale per con stenosi aortica in paziente a basso rischio è sicuramente il paziente che ha un'età al di sopra dei 75 anni e che presenta danno renale o rischio di sanguinamenti maggiori. Grazie alla domanda. Altre domande? Se no, grazie davvero. Procediamo senz'altro. Ora la volta di Jacopo Grindatto Alano, che presenta una tesi dal titolo Scompenso cardiaco nel paziente anziano, dati di real world in Sacubitril Valsartan. Sacubitril Valsartan. Relatore, chiarisco il professore Carlo Gaudio, che prego di presentare il candidato. Grazie, Carlo. Ringrazio il professor Gaudio per la presentazione, saluto il presidente della commissione tutta. Io parlerò dello scompenso cardiaco nel paziente anziano con riferimento ai dati dei pazienti del nostro reparto in trattamento consecutivo di Valsartan. Lo scompenso cardiaco è una condizione clinica che può avere un esordio acuto o cronico, un meccanismo sistolico o diastolico a seconda del deficit di pompa cardiaca o del deficit di riempimento delle camere cardiache. L'incidenza della condizione aumenta con l'aumentare dell'età, raggiungendo più del 16% nei pazienti oltre 80 anni europei. Per quanto riguarda la sintomatologia, questa si compone di dispnea, astenia, affaticabilità e edemi declivi all'esame obiettivo e in base alla dispnea si classifica, secondo la classificazione della New York Heart Association, in 4 gradi di cavità crescente. Il sacubitril valsartan è invece il capostipite degli ARNI, ovvero gli inibitori del recettore dell'angiotensina e neprilisina, ed è la più importante novità farmacologica nel trattamento dello scompenso cardiaco. La sua novità, diciamo, di azione è l'inibizione della neprilisina, che è una metalloproteasi che degrada il peptide natriuretico cerebrale prodotto dalle camere cardiache ventricolari, e dunque la permanenza in circolo più a lungo
del peptide natriuretico cerebrale permette vasodilatazione e abbassamento della pressione sanguigna, oltre a un'azione antifibrotica, antipertrofica e anche una riduzione generale del tono simpatico. Il trial Paradigm è stato il primo lavoro che ha permesso l'introduzione in commercio del sacubitril valsartan, dimostrandone la superiorità rispetto all'enalapril, un ACE inibitore, nel trattamento dello scompenso cardiaco. Il trial Pioneer invece ha dimostrato la superiorità rispetto all'enalapril anche in condizioni di scompenso acuto anziché cronico. Lo scopo appunto dello studio è il seguente, ovvero sono stati condotti numerosi trial su questo farmaco, ma i dati riferiti a pazienti di real world, quindi di mondo reale, sono ancora abbastanza scarsi. Di conseguenza volevamo indagare se i pazienti afferenti al nostro reparto rappresentassero la corte idonea per uno studio di real world di lungo termine. A tal fine ho analizzato 600 lettere di dimissione degli ultimi 12 mesi, selezionando i pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco cronico acuto, dimissione con prescrizione di sacubitril valsartan in una classe NIHA superiore a 2. Questo ha permesso di selezionare 44 pazienti che sono stati poi sottoposti a 4 confronti, ovvero un confronto con i pazienti del trial Paradigm, una divisione e un confronto dei pazienti tra i pazienti di età inferiore a 70 anni e superiore o uguale a 70 anni, e due confronti con studi di real world di recente pubblicazione, sia da punto di vista clinico ematochimico e ecocardiografico. Per quanto riguarda il confronto dei parametri baseline del nostro reparto contro il trial Paradigm, questo è stato effettuato su 27 parametri tra clinica, ematochimica, terapia e patologie associate, e ha dimostrato come i nostri pazienti avessero un'età media più avanzata, una frequenza cardiaca più elevata e ci fosse una maggiore prevalenza di pazienti in classe di scompenso NIHA 3 rispetto a quelli del Paradigm Heart Failure, quindi con sintomatologia clinica più severa. Inoltre i nostri pazienti avevano anche un maggior numero di portatori di defibrillatore cardiaco impiantabile e anche un maggior numero di pazienti sottoposti a terapia di resincronizzazione cardiaca, a fronte tuttavia di una frazione di eiezione migliore di quella del trial. Di conseguenza si conclude che i nostri pazienti risultano più anziani e con sintomi più marcati rispetto a quello di questo trial molto importante. Nel secondo punto invece ho effettuato un confronto tra i pazienti di età superiore e inferiore a 70 anni, dividendoli in due sottogruppi, e le uniche evidenze statisticamente significative sono risultate essere una maggiore prevalenza di classe di scompenso 3 nei pazienti più anziani e una peggiore funzionalità renale misurata con le GFR tramite equazione CDK-EPI. E al fine appunto di capire anche i motivi delle mancate differenze oltre a quelle illustrate tra i pazienti giovani e anziani, ho effettuato un confronto tra i motivi del ricovero e i trasferimenti dall'unità di terapia intensiva dopo il ricovero iniziale. E tuttavia, tra i pazienti giovani e anziani non sono risultate differenze significative e pertanto l'età correla con una condizione di scompenso peggiore secondo la classe NIHA 3, ma non con una fragilità globale maggiore del paziente. Il confronto con gli studi real world più idonei, pubblicato da Mazza e collaboratori e uno pubblicato da Fernandez e collaboratori, che mostrava la particolarità di avere una divisione in età simile al nostro, non ha mostrato differenze tali da escludere l'ipotesi di effettuare uno studio di real world anche sui nostri pazienti, l'unica differenza degna di nota tra la classe di scompenso dei nostri pazienti anziani rispetto a quelli dello studio di Fernandez e collaboratori, che hanno mostrato una maggiore gravità appunto di classe di scompenso nei pazienti del nostro reparto. Dunque, non si sono riscontrate le differenze tali però da impedire l'inserimento dei nostri pazienti in uno studio di real world. Per quanto riguarda invece l'ecocardiografia, i dati in letteratura relativi l'indagine tramite ecocardiografia appunto del trattamento ai pazienti real world con sacubitril valsartan è decisamente poco rappresentata. Ci sono pochi studi a riguardo e ne ho potuti individuare solamente due. A tal fine infatti ho tenuto a inserire nel nostro studio un confronto dei parametri ecocardiografici, visto che all'ammissione in reparto tutti i nostri pazienti hanno ricevuto un esame ecocardiografico transtoracico. I due studi pubblicati da Armentaro e collaboratori e Castrichini e collaboratori sono stati appunto paragonati sotto differenti parametri, che hanno permesso di osservare come a livello di volume telediastolico di piano di escursione sistolico di escursione sistolica del piano dell'anello tricuspidale e di pressione arteriosa polmonare sistolica i nostri pazienti risultassero migliori come valori rispetto a quelli di Armentaro e collaboratori, mentre come volume telesistolico, volume dell'atrio sinistro e frazione di eiezione risultassero migliori di quelli dello studio di Castrichini e collaboratori.
Di conseguenza si conclude che i nostri pazienti per questi parametri presi in esame abbiano delle caratteristiche paragonabili, quando non migliori, di quelle di questi studi, che sicuramente potremo osservare migliorare ulteriormente a seguito della fine del trattamento con sacubitril/valsartan. In seguito appunto ai confronti effettuati e illustrati precedentemente, i nostri pazienti risultano idonei all'inserimento in uno studio di real world, di cui contestualmente presento alcuni risultati relativi alla titolazione del farmaco. Si può osservare da questi dosaggi appunto come il 91% della popolazione abbia cominciato con un dosaggio di 24 più 26 mg bis in die, che è di fatto pari alla metà della dose raccomandata dalle linee guida, e solamente il 13,6% abbiano conseguito una titolazione alla dose target di 97 più 103 mg. Quindi la grande maggioranza dei pazienti non raggiunge la dose raccomandata dalle linee guida, ma in letteratura ci sono numerose evidenze che hanno dimostrato vantaggi significativi nella somministrazione del farmaco anche ai dosaggi inferiori. Quindi possiamo aspettarci appunto dei dati incoraggianti anche da questo punto di vista. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Sì, grazie professore per la domanda, e abbiamo effettuato un confronto ecocardiografico anche tra i pazienti giovani e quelli anziani, ed è stato osservato come il volume telediastolico e il volume dell'atrio sinistro differissero effettivamente tra i due gruppi. Questo è indicativo di una minore risposta alla terapia da parte del paziente anziano, per probabilmente fatti legati alla maggiore fibrosi delle camere cardiache e quindi un minore rimodellamento inverso generale. E inoltre, anche a livello della titolazione, è stato osservato come i pazienti anziani avessero più difficoltà ad assumere le dosi maggiori del farmaco, e questo sicuramente è dovuto alla maggiore fragilità generale, alla polifarmacoterapia importante a cui questi pazienti sono sottoposti, e anche al minore, diciamo, stato di funzionalità renale che è stato osservato. E questo concetto di giovane a me mi piace molto, c'è una soglia che mi è gradita. Ecco, una curiosità: i dati preliminari che hai presentato alla fine dicono che raramente nel vostro caso si arriva alla dose standard. C'è un motivo, nel senso che siete particolarmente attenti? Beh, sì, diciamo, sicuramente c'è maggiore attenzione prestata ai pazienti in generale di mondo reale, perché sono sempre pazienti con una polifarmacoterapia importante, e inoltre il sacubitril/valsartan, per quanto sia un farmaco molto efficace, si associa, e questo è stato osservato in letteratura, a leggermente più ipotensione sintomatica rispetto ad altri farmaci per lo scompenso cardiaco, e quindi questo è di solito qualcosa che i pazienti non tollerano. Cioè, lo scompenso l'hai definito molto bene, ma può essere, no, diciamo, può avere diverse cause, no? Nel senso, c'è una differenza di, diciamo, efficacia rispetto alle cause del scompenso, o generalmente? No, in realtà, diciamo, nel contesto generale è stata osservata in letteratura un'efficacia del farmaco a seconda, diciamo, indipendentemente dalla causa eziologica dello scompenso. Tant'è che ci sono alcuni lavori che hanno anche indagato, per esempio, l'efficacia del farmaco in seguito a scompenso post-infartuale, quindi un scompenso insorto in modo acuto dopo una sindrome coronarica acuta, un infarto transmurale. Eh sì, infatti questa cosa sicuramente è intrigante, perché se tu pensi, no, in fondo tutto dipende dalla capacità di residua contrattualità del miocardio, anche dal numero. Allora, se tu immagini una cardiomiopatia dilatativa di vecchia data, cioè c'hai poco da divertire, no? Quindi molto interessante. Grazie. Se non ci sono altre domande, passerei al prossimo candidato. Una candidata, Carla Di Nardo. Carla ci presenta una tesi dal titolo: valutazione ultrasonografica ormonale ed emotochimica nelle pazienti affette da sindrome di Turner.
Relatore chiarissimo professore Andrea Isidori, il professor Isidori oggi è anche rappresentante FNOMCEO, mi piace farlo presente. E noi, grazie alla presenza del rappresentante FNOMCEO, abbiamo la possibilità di non solo laureare nella stessa seduta, ma di abilitare i nostri candidati, cosa che grazie a una lunga battaglia è stata ottenuta in tempi di emergenza un paio d'anni fa, però questo non sarebbe possibile senza la continua collaborazione con gli ordini, e quindi ringrazio il professor Isidori, che è anche membro del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma e che oggi ha questa duplice funzione, e alla quale poi al momento opportuno darò la parola per fare le raccomandazioni necessarie ai candidati laureandi abilitandi. Grazie anche di questo, Andrea, e ti pregherei di presentare la candidata. Grazie. Grazie Presidente, Commissione. Purtroppo alcune malattie sono suscettibili di una stigmatizzazione, e questo è un processo che facciamo anche noi medici, e questo vale particolarmente per quelle malattie rare su base genetica, in cui noi tendiamo a identificare il malato in base al suo genotipo, quindi alla sua caratteristica dominante, in un approccio che viene definito disease-centered. Però in realtà, quando si hanno tanti pazienti con malattie rare, e qui mi pregia ricordare che il fatto che questa università e il Policlinico Umberto I sono uno dei centri più importanti per la gestione delle malattie rare in Italia e anche un centro riconosciuto a livello europeo per almeno 7 discipline nell'ambito delle malattie rare. Quindi quando si hanno tanti pazienti con malattie rare ci si accorge che pur nella loro rarità, anzi soprattutto nella loro rarità, sono ciascuno diversi, e quindi non possiamo più pensare di stigmatizzarli in base al loro genotipo, ma dobbiamo studiare alcune caratteristiche peculiari del paziente, che è quello che ha fatto la candidata Di Nardo frequentando proprio l'ambulatorio di malattie rare della Quinta Clinica Medica. Ringrazio il professor Isidori per la presentazione, ringrazio e saluto il presidente della commissione. La sindrome di Turner rientra tra le nucleidie dei cromosomi sessuali e rappresenta l'unica monosomia compatibile con la vita. Si caratterizza per un'insufficienza ovarica che causerà un quadro di ipogonadismo ipergonadotropo che richiederà nella quasi totalità dei casi un trattamento ormonale sostitutivo. In queste donne avremo anche una possibile infertilità, bassa statura, osteoporosi, malformazioni congenite, principalmente a livello cardiaco, a livello renale, e disordini autoimmunitari. Visto la rarità della patologia, gli studi che vanno ad inquadrare nel complesso la salute di questi pazienti non sono poi così numerosi. Proprio per questo abbiamo ideato uno studio che, attraverso la valutazione di numerosi parametri, ci possa permettere di identificare, di inquadrare questi pazienti non solo dal punto di vista clinico e strumentale, ma anche dal punto di vista psicologico e sessuale. Gli obiettivi principali del nostro studio sono due. Il primo è valutare come la tipologia di estrogeni assunti, la modalità di somministrazione della terapia ormonale sostitutiva e l'evento menarca spontaneo o induzione di pubertà possano influenzare i parametri ipografici dimensionali pelvici, l'assetto ormonale e la funzionalità sessuale di queste donne. Il secondo obiettivo è valutare la presenza di possibili correlazioni tra i parametri di composizione corporea e l'assetto metabolico, epatico e la percezione dell'immagine corporea. Lo studio è uno studio cross-sectional, le pazienti sono state selezionate da un'ampia popolazione, infatti dei 916 pazienti in cura presso il Centro per le Malattie Rare di Interesse Endocrino Andrologico del Policlinico Umberto I, 238 sono stati visitati in ambito ambulatoriale tra ottobre 2021 e ottobre 2022. Di questi, 63 presentano una diagnosi di aneuploidie dei cromosomi sessuali e il 36 pazienti, ovvero il 57%, una diagnosi di sindrome di Turner. Delle 36 pazienti, 24 sono state considerate idonee per il nostro studio in quanto in età post-puberale. Delle 24 pazienti, 16 presentano un cariotipo mosaico, 2 un cariotipo con aberrazioni strutturali e 6 un cariotipo 45X puro. Tutte le pazienti sono state sottoposte a valutazione dei parametri ormonali, metabolici, antropometrici ed uterini.
In più, alle pazienti sono stati sottoposti due questionari di autovalutazione, che sono il questionario FSFI, che attraverso 19 domande va a indagare la funzionalità sessuale di queste donne, e il questionario PUT, che invece attraverso 65 domande va a indagare la percezione dell'immagine corporea. Il BUT è suddivisibile in due sezioni, che sono il BUT A, che indaga la presenza di fenomeni come fobie legato all'aspetto fisico, fenomeni di depersonalizzazione o comportamenti di evitamento, e il BUT B, che invece indaga la percezione delle singole parti del corpo. Passando, insomma, all'analisi dei dati ottenuti, un dato statisticamente significativo è quello che vede un aumento dei valori dell'SHBG e del cortisolo in circolo nelle donne che assumono etinil estradiolo piuttosto che estradiolo. Ciò è legato al fatto che l'etinil estradiolo più dell'estradiolo va a stimolare la sintesi epatica dell'SHBG, ma anche della globulina legante il cortisolo. La tipologia di estrogeni influenza anche la funzionalità sessuale di queste donne. Infatti, da un'analisi di regressione lineare si è visto che l'assunzione di estradiolo risulta essere un valore predittivo positivo per il dominio desiderio del questionario FSFI. La funzionalità sessuale di queste donne è influenzata anche dalla tipologia di somministrazione della terapia ormonale. Infatti, si è visto che nelle donne con assunzione transdermica della terapia ormonale sostitutiva si avranno un migliore score del dominio lubrificazione e anche un migliore score totale del questionario FSFI, indicativo quindi di una maggiore funzionalità sessuale rispetto alle donne che assumono invece la terapia per via orale. Abbiamo valutato anche i parametri che influenzano il volume uterino. Il volume uterino risulterà essere maggiore nelle donne con menarca spontaneo piuttosto che donne con induzione di pubertà pregressa. E in più, da un'analisi di regressione lineare si è visto che oltre il menarca spontaneo, anche l'età in cui queste donne hanno sviluppato l'insufficienza ovarica risulta essere un valore predittivo, in questo caso negativo, del volume uterino definitivo. Nella seconda parte dello studio abbiamo invece valutato la presenza di possibile correlazione tra i parametri di composizione corporea studiati tramite metodi DEXA e il metabolismo glucidico. Esistono delle correlazioni statisticamente significative tra alcuni parametri, per esempio il fat trunk, fat mass, total body fat e l'OMA index. Ciò significa che all'aumentare di questi parametri vi sarà un aumento di questo indice di insulinoresistenza. Diciamo che la cosa sorprendente è che non sono stati riscontrati invece correlazioni statisticamente significative con il metabolismo lipidico, e ciò ci può portare ad affermare che nelle donne con sindrome di Turner la dislipidemia, che è una costante, diciamo, della sindrome, non sia legata solamente a un eccesso di tessuto adiposo, ma sia legata a una disregolazione intrinseca del metabolismo lipidico dovuto proprio alla condizione di ipogonadismo. Abbiamo valutato anche la presenza di correlazioni tra i parametri di composizione corporea e la percezione delle immagini di corporea che queste donne hanno. È un risultato interessante quello che correla negativamente il fat trunk e il sottodominio B1 del questionario BUT. E diciamo, questo risultato può essere spiegato con il fatto che nelle donne in cui c'è questo eccesso di tessuto adiposo a livello del tronco si praticano dei comportamenti di evitamento proprio per concentrare la propria attenzione su specifiche parti del corpo, in questo caso il viso, che considerano più piacevoli ed accettabili. In conclusione, l'importanza del nostro studio sta nel fatto che i risultati possano essere applicati sia in ambito clinico che in ambito terapeutico. Dal punto di vista clinico, sapere che il menarca spontaneo e l'età dell'insufficienza ovarica vanno a influenzare il volume uterino di queste donne, ci può permettere di identificare precocemente quelle donne che raggiungeranno un volume uterino maggiore e quindi compatibilmente capace di mantenere una gravidanza. E dal punto di vista invece terapeutico, sapere che la tipologia di estrogeni è la modalità di somministrazione vanno a influenzare i valori ormonali, ma anche la funzionalità sessuale di queste donne,
ci può permettere di ottenere una scelta terapeutica che sia di tipo patient-centered, ovvero cucita sulle esigenze e sulle caratteristiche della paziente, piuttosto che un classico approccio che è invece disease-centered, ovvero basato solo sulla valutazione complessiva della patologia. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Carla. Anche tu ti sei mantenuta proprio al secondo e quindi ti faccio i complimenti. Ti faccio i complimenti anche per aver presentato bene questa elegante tesi che è ora aperta per la discussione. Sì, sì, diciamo che generalmente nelle donne in cui la diagnosi viene fatta precocemente, questa, diciamo, la crioconservazione, quindi tramite biopsia della corticale dell'ovaio, viene consigliata già intorno ai 12-13 anni, proprio perché l'insufficienza ovarica sarà progressiva, quindi il fatto di avere degli ovociti a 13 anni non darà la certezza che saranno poi presenti intorno magari ai 20-25. Qualche spesa. Ecco, l'accettazione della terapia è, diciamo, diffusa nella nostra costa? Sì, per esempio dalle nostre pazienti 19 delle 24 erano in terapia ormonale, diciamo chi non era in terapia ormonale perché era capace ancora di produrre il quantitativo sufficiente di ormoni da avere sì, ma sia oltre che il normale ciclo mestruale anche possibili gravidanze. Se non ci sono altre domande, se non ci sono ti ringraziamo ancora. Grazie, Carla. Ora la volta di Sara Bodini. Sara ci presenta una tesi dal titolo Studio Real World dei fattori predittivi di risposta alla terapia con GLP-1-RA in soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2. Relatrice la chiarissima professoressa Raffaella Buzzetti, che però non potendo essere presente ha dato delega al professor Ernesto Maddaloni, che prego di presentare la candidata. Grazie, professore. Grazie, presidente. Buongiorno, commissione. Con piacere che introduco Sara Bodini, che ha svolto una tesi sperimentale posta allo studio appunto real world dei fattori predittivi di risposta ad una terapia relativamente nuova che abbiamo oggi a disposizione per la cura del diabete tipo 2, che sono agonisti recettori del GLP-1. Quindi passiamo da una patologia rara, nella tesi precedente, ad una patologia molto molto diffusa. Oggi il diabete nel mondo sappiamo che colpisce più di 500 milioni di persone. Già solo questi numeri ci devono far capire come non sia possibile avere una terapia unica per tutti i tipi di pazienti. E il lavoro svolto da Sara ha come obiettivo proprio quello di cercare dei parametri clinici che ci possano permettere in qualche modo di individualizzare facilmente l'approccio terapeutico dei nostri pazienti. Prego. Ringrazio il professor Maddaloni per la presentazione e il presidente della commissione tutta per la vostra attenzione. Come ha detto il professor Maddaloni, gli agonisti recettoriali del GLP-1 rappresentano un'innovativa classe di farmaci dalla comprovata efficacia e sicurezza per il trattamento del diabete mellito di tipo 2. Questi mimano in particolare l'azione del GLP-1, che è un fattore ormonale che viene prodotto a livello del nostro apparato gastrointestinale e che svolge innumerevoli funzioni, in grado infatti di favorire la secrezione di insulina da una parte
e dall'altra di ridurre invece la secrezione di glucagone, offrendo peraltro un importantissimo effetto protettivo sulle beta cellule delle isole pancreatiche, cui favorisce la proliferazione ed inibisce invece l'apoptosi. È in grado di determinare un rallentamento dello svuotamento gastrico, in questo modo posticipare l'assorbimento di nutrienti a livello intestinale, è in grado di attraversare direttamente la barriera ematoencefalica, in questo modo agire con un effetto centrale sui centri regolatori ipotalamici del senso della fame, determinando un aumento del senso di sazietà e dall'altra una riduzione del senso di appetito, con un importante effetto di regolazione sul peso corporeo. Infine ha mostrato importanti effetti benefici anche sulla funzionalità cardiaca. Dal punto di vista delle raccomandazioni, gli agonisti recettoriali del GLP-1 trovano indicazioni come farmaci di seconda scelta subito dopo la metformina nel paziente con diabete mellito di tipo 2 in assenza di eventi cardiovascolari pregressi e come farmaci di prima scelta in associazione con la metformina nel paziente con diabete mellito di tipo 2 che abbia già avuto un pregresso evento cardiovascolare e non abbia tuttavia sviluppato scompenso cardiaco, perché in questo caso il farmaco di prima scelta è un inibitore dell'SGLT2. Il diabete è una patologia complessa, estremamente eterogenea, per cui i pazienti che ne sono affetti differiscono tra loro per diversi fattori clinici che possono essere sesso, età, BMI, pressione arteriosa, dislipidemia. Proprio per questo oggi le maggiori società scientifiche internazionali suggeriscono di costruire una terapia che sia basata, proprio realizzata ad hoc sul paziente, una terapia che viene definita per questo personalizzata. Diciamo che quello che ci siamo chiesti noi nel nostro studio è se queste caratteristiche cliniche, questi fattori clinici, potessero in qualche modo influenzare la risposta al trattamento e dunque la sua efficacia. Per essere più chiaro ho deciso di introdurre qui un piccolo esempio. In un soggetto diabetico con un BMI maggiore di 30, quindi in condizioni di obesità, la terapia con GLP-1 array avrà un'efficacia maggiore o minore che in un soggetto con un BMI pari a 24, ad esempio, quindi in condizioni di normo peso? Allora, l'obiettivo del nostro studio è stato in particolare verificare se l'efficacia della terapia con GLP-1 array in termini di riduzione di emoglobina glicata e di riduzione del peso corporeo fosse stata o meno influenzata dai valori di emoglobina glicata di partenza, cioè al momento dell'inizio del trattamento, dall'età a cui il trattamento era stato iniziato e dai valori di BMI all'inizio del trattamento di partenza. È stato in particolare uno studio osservazionale longitudinale di tipo retrospettivo che ha previsto l'identificazione di pazienti che hanno iniziato una terapia con GLP-1 array tra gennaio 2018 e dicembre 2020, con arruolamento di un totale di 285 pazienti, dei quali sono stati tuttavia esclusi quei pazienti che facevano una terapia con GLP-1 array in associazione precostituita con insulina, per un totale di pazienti presi in esame pari a 227. Di questi 227 pazienti abbiamo poi estrapolato dalla cartella clinica Smart Digital Clinic i dati inerenti ad età, sesso, pressione arteriosa, BMI, glicemia, emoglobina glicata, i dati relativi alla funzionalità renale, delle complicanze della patologia diabetica e poi l'eventuale prosecuzione o alterazione della terapia con motivo dell'eventuale sospensione. Questi dati sono stati in particolar modo estrapolati al tempo zero, quindi prima dell'inizio del trattamento e poi successivamente ai tempi 6, 12, 24 e 36 mesi. Nella prima tabella ho riportato quelli che sono stati i parametri clinici basali, cioè quelli che abbiamo registrato in tutti i pazienti presi in esame all'inizio della terapia. In questa seconda tabella le variazioni che questi stessi parametri hanno conseguito nel tempo. In particolare quello che abbiamo registrato è stata una riduzione dei valori di BMI, glicemia ed emoglobina glicata, statisticamente significativa come mostra il p-value, e purtroppo anche una riduzione della velocità di filtrazione glomerulare e quindi un peggioramento della funzionalità renale dei nostri pazienti, che è diciamo in disaccordo con quello che sembrano dimostrare i più recenti studi su queste molecole, sugli agonisti recettoriali del GLP-1, che sembrano avere anche un importante effetto nefroprotettivo, che tuttavia nei nostri pazienti non è stato dimostrato, non si è verificato. Il primo parametro che abbiamo preso in esame è stata la variazione del BMI in relazione ad età, BMI ed emoglobina glicata di partenza. La nostra popolazione in tutti e tre i casi è stata suddivisa in tre sottopopolazioni per età, BMI ed emoglobina glicata di partenza rispettivamente. Per quanto riguarda la variazione che il BMI ha subito nel corso del tempo in relazione all'età di partenza a cui il trattamento è stato iniziato,
i nostri studi non hanno dimostrato una relazione statisticamente significativa tra i due fattori. Lo stesso dicasi anche per la variazione che il BMI ha subito nel corso del tempo in relazione al BMI di partenza e alla variazione che il BMI ha subito nel corso del tempo in relazione all'emoglobina glicata di partenza. Questo cosa significa? Che i GLP-1 array, gli agonisti recettoriali del GLP-1, sono in grado di determinare una riduzione del BMI che tuttavia non viene influenzata dall'età a cui il paziente inizia il trattamento né tantomeno dai valori di BMI ed emoglobina glicata di partenza. Il secondo parametro che abbiamo preso in esame è stata la variazione che l'emoglobina glicata ha subito nel tempo in relazione, anche in questo caso, ad età, BMI ed emoglobina glicata di partenza, considerando sempre la suddivisione della popolazione nei terzili già dimostrati. E quello che abbiamo dimostrato, i nostri studi hanno dimostrato che per quanto riguarda la variazione che l'emoglobina glicata subisce nel tempo in relazione all'età a cui il trattamento viene iniziato, non si è dimostrata anche in questo caso una relazione statisticamente significativa tra la variazione di emoglobina glicata e l'età a cui il trattamento è iniziato. Lo stesso dicasi per la variazione dell'emoglobina glicata in relazione al BMI di partenza. C'è stata invece una relazione statisticamente significativa tra la variazione dell'emoglobina glicata e i valori di emoglobina glicata di partenza. In conclusione, quindi, si può dire che i farmaci, gli agonisti recettoriali del GLP-1 sono risultati efficaci per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, in quanto hanno determinato una riduzione statisticamente significativa dei valori di BMI, glicemia ed emoglobina glicata nei tempi a 6, 12, 24 e 36 mesi. In particolare, l'efficacia del trattamento è tanto maggiore quanto più alti sono i valori di glicemia ed emoglobina glicata ai tempi basali, e questa efficacia risulta completamente indipendente dall'età e dal peso corporeo di partenza dei nostri pazienti. Grazie per l'attenzione. Grazie Sara. Tempi rispettati alla perfezione e tesi presentata con chiarezza. Tesi estremamente interessante che adesso apro per la discussione. Professore Isidori. Allora sì, abbiamo appunto preso in esame anche tutti gli altri farmaci che questi pazienti assumevano. Nella stragrande maggioranza dei casi il paziente assumeva già metformina, poi chiaramente in base al compenso glicometabolico ulteriori farmaci sono stati o meno aggiunti. Ci sono stati anche dei casi in cui il paziente ha sospeso la terapia insulinica per iniziare il GLP-1 array e in questi casi tra l'altro abbiamo registrato in 55 pazienti anche un peggioramento del compenso glicometabolico che molto probabilmente è legato a questo aspetto, perché abbiamo valutato se il peggioramento fosse legato a una sospensione del trattamento e non si è dimostrato, perché la percentuale di pazienti che avevano peggiorato e che avevano sospeso la terapia era pari al 23% e chi invece aveva migliorato il proprio compenso, aveva sospeso la terapia, il 18% dei pazienti avevano sospeso la terapia, quindi grosso modo le percentuali erano simili. E chiaramente c'è da valutare anche l'eventuale compliance di questi soggetti all'assunzione della terapia. Altre domande? Di fatto quello che esce fuori è che tutti se ne giovano, a qualsiasi momento inizi, vabbè, controindicazioni esatto. Invece? Nessuna, gli effetti collaterali che alcuni pazienti non sopportano perché sono specialmente di tipo gastrointestinale. Nausea, che in alcuni casi può essere in realtà un effetto desiderato proprio perché riduce il senso di fame e diarrea, per cui alcuni pazienti non tollerano. Altre domande? Se no ti ringraziamo ancora. Vediamo. Procediamo con il prossimo candidato, che è Riccardo Ferrarelli. Riccardo presenta una tesi dal titolo Effetto della dieta mediterranea sulla riduzione dell'ipoposi-
lipopolisaccaride di derivazione intestinale in soggetti con steatosi epatica non alcolica. Relatrice la chiarissima professoressa Maria Del Benne, che però non è potuta essere presente oggi e quindi ha delegato la presentazione del candidato al correlatore, che è il professore Ferro Domenico, che prego di presentare il candidato. Grazie. Grazie Presidente. Riccardo ha svolto una tesi sperimentale sugli effetti della dieta mediterranea sui livelli di lipopolisaccaride, cioè di endotossine, nella steatosi epatica non alcolica. Io vi rubo solo un secondo, ma veramente un secondo, solo per stressare il fatto che questa patologia è stata misconosciuta fino a non moltissimi anni fa e invece ha un'evoluzione in NASH, cirrosi epatica e epatocarcinoma che è altamente significativa. Il fatto più pregnante è che nei prossimi 5 anni nel mondo occidentale questa sarà la prima indicazione a trapianto epatico e questo è il primo fatto da stressare. Il secondo fatto da stressare è che i livelli di ipopolisaccaride stanno emergendo come fattore di rischio cardiovascolare in pazienti affetti da NAFAL. Quindi questi sono due aspetti che sicuramente andranno sviluppati in futuro. Lascio la parola a Riccardo. Ringrazio il professor Ferro per la gentile presentazione, saluto la commissione e tutti. E la mia tesi ha affrontato uno dei meccanismi attraverso i quali la dieta mediterranea può assumere un ruolo significativo nei pazienti affetti da steatosi epatica non alcolica o NAFLD. Innanzitutto, cos'è la NAFLD? La NAFLD è una patologia epatica cronica, multifattoriale, multifasica, ingravescente, che si caratterizza dal riscontro istologico di grasso in almeno il 5% della popolazione epatocitaria. Può rimanere così nella maggioranza dei pazienti, tuttavia in una minoranza può evolvere sino a cirrosi ed epatocarcinoma. Perché studiamo la NAFLD? Perché è la patologia epatica cronica più diffusa, ha dimensioni pandemiche e le sue prevalenze si impongono in tutti i continenti, senza eccezione alcuna, toccando i picchi più alti in Medio Oriente e in Sud America per il collegamento proprio con l'obesità. Qui infatti le prevalenze toccano il 30%, quindi il 30% della popolazione totale ne è affetta. In Italia, secondo i dati dello studio di Onisios, il 25% della popolazione ha diagnosi di NAFLD. I fattori di rischio sono stati individuati in alimentari e dismetabolici e i più importanti sono la dieta ad alto contenuto calorico e la sedentarietà. Ispirato da queste evidenze, oltre 10 anni fa nasce lo studio Plinio, uno studio di follow-up su una vasta popolazione che ad oggi conta oltre 1200 pazienti arruolati, nato proprio in questo policlinico, che ha permesso di definire molte caratteristiche della NAFLD, epidemiologiche, genetiche, biochimiche e cliniche. In particolare sono emerse 2 molecole particolarmente elevate nei pazienti affetti da NAFLD, il lipopolisaccaride di derivazione batterica, in particolare dall'Escherichia coli intestinale, e la zonulina, che è un marker di permeabilità intestinale. Inoltre, in un sottocampione di soggetti con NAFLD, con una peggiore aderenza al modello della dieta mediterranea, si sono osservati i livelli di LPS più elevati in assoluto. Tale associazione era indipendente da età e BMI, ma era positivamente correlata con le transaminasi ALT e AST. E vediamo come queste 2 molecole concorrono negativamente al peggioramento della salute epatica. L'aumento della permeabilità intestinale favorisce la traslocazione di batteri e tossine nella circolazione portale, che quindi raggiungono il fegato, dove possono agire sulle cellule di Kupffer che innescano la cascata infiammatoria e sulle cellule stellate che sono coinvolte nella formazione della fibrosi. Come si può osservare in queste immagini, infatti, nel paziente affetto da NAFLD mancano a livello intestinale quei meccanismi barriera come lo strato mucoso e le tight junction intestinali che nel paziente sano non permettono l'incontrollata traslocazione di batteri e nel circolo portale e quindi al fegato. Ci si è chiesti quindi se la dieta mediterranea che viene consigliata ai pazienti affetti da NAFLD si potesse associare ad una ridotta permeabilità intestinale e quindi ad una riduzione dei livelli di zonulina e di lipopolisaccaride. L'obiettivo di questo studio è stato proprio valutare l'efficacia a breve termine di un intervento dietetico effettuato con la dieta mediterranea sui livelli serici di lipopolisaccaride in soggetti in sovrappeso obesi affetti da NAFLD.
Quindi nel periodo tra ottobre 2020 e febbraio 2021 sono stati reclutati 71 pazienti consecutivi con diagnosi ecografica di NAFLD, sono stati randomizzati in due gruppi. Il gruppo A ha seguito il regime dietetico mediterraneo che è stato somministrato, il gruppo B ha seguito la dieta abituale. I criteri di arruolamento sono stati la presenza di steatosi epatica, l'assenza di abuso di alcol attuale o pregresso, l'assenza di epatiti virali o autoimmuni, l'assenza di trattamento con farmaci steatogeni e di patologie intestinali croniche e oncologiche. Sono stati somministrati 3 questionari, 2 prima della somministrazione del regime dietetico, uno per la valutazione dell'aderenza alla dieta mediterranea e uno per la valutazione della quantità di attività fisica, il terzo alla fine dell'intervento dietetico. La cosa sorprendente sono stati i risultati. Infatti, in soli 15 giorni di regime dietetico mediterraneo abbiamo osservato una riduzione del 28,2% del lipopolisaccaride sierico circolante e del 30,9% della zonulina. Non si sono osservate variazioni di peso significative né nel gruppo di intervento né nel gruppo di controllo. Inoltre l'LPS è risultato significativamente correlato con i livelli sierici di insulina e con l'indice OMA-R che ci indica la resistenza all'insulina, non è risultato correlato con i parametri antropometrici o di laboratorio strumentali valutati. Tutti i pazienti hanno completato lo studio di intervento, l'aderenza alla dieta mediterranea è stata giudicata buona sulla base di un'intervista con il paziente effettuata appunto alla fine del periodo di trattamento. Questo studio preliminare dimostra quindi che la dieta mediterranea è efficace sulla riduzione a breve termine dei livelli sierici di LPS e questo si accompagna ad un miglioramento della permeabilità intestinale documentato dalla riduzione dei livelli di zonulina. Quindi confermano il fatto il ruolo favorevole della dieta mediterranea nella NAFLD e la sua efficacia nella correzione delle alterazioni dell'asse intestino-fegato. Questo lavoro è stato possibile grazie all'impegno nostro e dei pazienti, perché il reclutamento dei pazienti e la raccolta dei dati sono stati resi più complessi dalle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Grazie per l'attenzione. Grazie Riccardo, tempi ampiamente mantenuti, tesi devo dire interessante e ben esposta, tesi che ora adesso è aperta per la discussione. Prego. Professore Gaudio. Grazie al professor Gaudio. Eravamo quasi primi, poi il Covid ci ha abbassato di due anni, che scherzo. Comunque, grazie del commento assolutamente appropriato del professore Gaudio, d'altra parte non potesse altrimenti. Una sola cosa, trovo lo studio, devo dire, estremamente elegante nella sua semplicità e hai sottolineato una cosa importante, fatto in un momento non facile, perché voglio dire, era proprio a cavallo di una delle ondate, quindi sai, anche cooptare gli assistiti su un percorso di questo tipo in un momento in cui uno stava chiuso a casa, non era il lockdown preciso, ma insomma voglio dire, no, pensava tutto meno che a fare la dieta, tanto per segnare.
Invece, una cosa hai detto nei due gruppi, il secondo gruppo ha continuato i suoi abitudini alimentari, che non erano per forza di tipo mediterraneo, però mi viene da dire. Qualcuno magari la osservava per conto suo di mediterraneo, no, questo l'avete indagato. E c'era comunque una discrepanza in tutti i pazienti tra la loro dieta abituale e il regime dietetico mediterraneo. Perfetto, stretto, diritto. Diciamo. Sì, sì, sì. Molto bene, mi sembra un risultato assolutamente incoraggiante, anche perché, voglio dire, è anche una dieta costosa la nostra, quindi meglio di così. Ci sono altre domande? Se no, ti ringraziamo ancora e passiamo al prossimo candidato, che è una candidata, che è Arianna Brancati. Arianna ci presenta una tesi dal titolo HMGB1, fecale come marker della fase iniziale di enterocolite neuroizzante nei neonati pretermine. Relatore, chiarissimo professore Gianluca Terrin, che prego di presentare la candidata. Grazie. Buongiorno, i miei saluti alla Commissione, al Presidente e ai candidati. Le dimensioni dei pazienti in questa tesi si riducono in maniera drastica, si parla di neonati pretermine di peso sotto al chilo e mezzo alla nascita. Questi bambini nascono con un grande problema di immaturità di numerosi organi ed apparati, tra cui l'intestino. Intestino estremamente immaturo che può andare incontro a una necrosi spontanea se non viene il bambino gestito in maniera adeguata sia dal punto di vista nutrizionale che terapeutico. Quindi è estremamente importante identificare quei pazienti che hanno questa tendenza ad andare incontro a questa necrosi, appunto, che definisce l'enterocolite necrotizzante. La candidata ha svolto una tesi partecipando e dando un contributo significativo a tutto lo sviluppo di questa ricerca, andando a identificare, partendo dalla patogenesi, quello che poteva essere un possibile marcatore precoce di evoluzione negativa della patologia intestinale neonatale. Prego la candidata Arianna Brancati di illustrare i risultati della sua tesi. Grazie professor Terrin, saluto il presidente di commissione e la commissione tutta. L'enterocolite necrotizzante è una malattia infiammatoria dell'intestino e rappresenta la maggiore emergenza gastrointestinale nel neonato pretermine, nonché la prima causa di sindrome dell'intestino corto. Si presenta generalmente con sintomi aspecifici, ha un'evoluzione spesso rapida e una prognosi infausta, con una mortalità che oscilla tra il 30 e il 50%. Queste caratteristiche quindi ci indicano la forte necessità di una diagnosi precoce. Al momento non esistono marker precoci di NEC che consentano quindi di adottare delle misure di prevenzione specifiche. Per questo motivo l'obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare un possibile marcatore precoce di NEC. Per individuare tale marcatore quindi ci siamo basati sulla patogenesi. Come potete vedere in questa slide c'è un modello di intestino del neonato pretermine in cui potete apprezzare la superficie epiteliale che divide il lume intestinale dal resto della mucosa. Normalmente quando avviene un danno alla superficie epiteliale che può essere dovuto a fattori intraluminali come il digiuno o la terapia antibiotica o come alterazioni del microcircolo, quello che avviene normalmente è una migrazione degli enterociti adiacenti al danno e una nuova proliferazione di enterociti a livello delle cripte intestinali. Questo quindi va normalmente a riparare il danno a livello della superficie epiteliale. Quello che avviene in nato pretermine è però un'iperattivazione di questo fattore, che è il toll-like receptor di tipo 4. Quando è iperattivato, il toll-like receptor di tipo 4 va ad inibire sia la migrazione degli enterociti adiacenti al danno che la nuova proliferazione a livello degli enterociti delle cripte. Ciò che ne consegue è che nel neonato pretermine ha una riduzione di rapidità con la quale si ripara questo danno, per cui questa superficie epiteliale danneggiata permette la traslocazione batterica con risultato un'ulteriore iperattivazione del toll-like receptor di tipo 4. Questo fattore non è dosabile a livello fecale, ma è dosabile invece il suo ligando, che è l'hemophilic group OX1. L'HMGB1 è un mediatore proinfiammatorio che viene rilasciato da diversi tipi cellulari, nonché anche da cellule immunitarie danneggiate, ed è quindi in grado di legare ed attivare il toll-like receptor di tipo 4. Per questo motivo, quindi, lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare se l'HMGB1 fecale potesse essere un marker precoce di NEC nel neonato pretermine. Abbiamo quindi disegnato uno studio caso controllo con raccolta prospettica dei dati in cui sono stati arruolati diversi neonati della terapia intensiva neonatale di questo policlinico. Abbiamo incluso neonati con età gestazionale compresa tra le 25 e le 36 settimane, con un peso alla nascita compreso tra i 500 e i 2500 grammi e che non fossero stati sottoposti ad una terapia antibiotica prima dell'arruolamento.
Per quanto riguarda la raccolta dei campioni di feci, abbiamo raccolto un campione di feci ogni 72 ore in tutti i soggetti arruolati a partire dal terzo giorno fino al 28° giorno di vita. Abbiamo classificato la popolazione in casi, ovvero neonati con NEC, e controlli neonati pretermine senza segni e sintomi di malattia. Per quanto riguarda il campionamento, abbiamo valutato quindi un primo campione al tempo 0 e un secondo campione al tempo 1. Per quanto riguarda il tempo 0, nei casi abbiamo prelevato un campione di feci nel momento in cui c'era un'insorgenza dei segni e di sintomi di NEC ed un secondo campione a distanza di 14 giorni dal primo. Per quanto riguarda invece i controlli, abbiamo selezionato quei campioni di neonati che avessero una pari età gestazionale ed una pari età postnatale rispetto al caso con NEC e anche qui un secondo campione a distanza di 14 giorni dal primo. Dopodiché, per quanto riguarda le procedure di laboratorio, abbiamo misurato la concentrazione di HMGB1 fecale tramite la metodica Western Blot ed abbiamo espresso la sua concentrazione in unità densitometrica. Passo adesso ad illustrare i risultati. Abbiamo quindi arruolato 30 casi, ovvero neonati con NEC, e 30 controlli, neonati pretermini senza segni e sintomi di NEC. Abbiamo riportato le caratteristiche cliniche basali di questi neonati e abbiamo quindi verificato che non ci sono delle differenze statisticamente significative tra le due coorti. In questi grafici poi abbiamo riportato la concentrazione di HMGB1 fecale sia al tempo 0 che al tempo 1 nei controlli e nei casi ed abbiamo quindi verificato che non ci sono delle differenze, cioè che ci sia un aumento statisticamente significativo dei valori di HMGB1 fecale nei casi rispetto ai controlli sia al tempo 0 che al tempo 1. Inoltre, visto che nei neonati, nella prima settimana di vita, abbiamo un fisiologico aumento dei marcatori di infiammazione, abbiamo voluto verificare con un'ulteriore analisi se i livelli di HMGB1 fecali fossero influenzati o meno dall'età postnatale. Abbiamo quindi arruolato un'ulteriore popolazione di controllo, ovvero i controlli a termine, ovvero neonati a termine senza segni e sintomi di NEC. Abbiamo quindi constatato che ci sono bassi livelli di HMGB1 fecale sia nei controlli a termine, sia nei controlli pretermine, mentre nei neonati con NEC, quindi nei casi, abbiamo riscontrato dei aumentati livelli di HMGB1 fecale già a partire dalla prima settimana di vita e quindi questo ci indica che i livelli fecali di HMGB1 non siano influenzati dall'età postnatale. Infine abbiamo effettuato un'analisi multivariata per valutare l'influenza delle covariate sul rischio di sviluppare la NEC ed il risultato è che l'HMGB1 al tempo zero influenzi in maniera indipendente lo sviluppo della NEC. Passo quindi ad illustrare le conclusioni del mio studio. L'HMGB1 fecale quindi può essere considerato un marker precoce di NEC nei neonati pretermine. L'identificazione precoce quindi di questi neonati ad alto rischio potrebbe guidare nella migliore gestione clinica di questa patologia. Ed infine l'HMGB1 fecale come marcatore di maturità intestinale potrebbe essere utilizzato per ottimizzare quindi l'approccio nutrizionale dei neonati pretermine a rischio di NEC. Grazie per l'attenzione. Ampiamente nei tempi, tesi devo dire veramente ben esposta, tesi ora aperta per la discussione. Quindi a me sembrano dei risultati estremamente interessanti perché voglio dire è uno strumento eccezionale in più. Poi che cosa, ecco, tu hai detto una frase alla fine. Aiutano la gestione clinica perché poi non so quanto sia effettivamente prevenibile lo sviluppo, ma sicuramente la gestione può essere aiutata dal fatto che tu sai. La domanda è quindi il tempo zero, perché mi è sfuggito, quando è? Appena nato? Il tempo zero nei casi era nel momento in cui sorgevano segni e sintomi di NEC e dopodiché li abbiamo matchati con i controlli per pari età gestazionale e pari peso e pari età postnatale. Però in un pretermine adesso il suggerimento è fategliela comunque, giusto? Da un punto di vista chiaro, cioè nel senso da un punto di vista pratico, visto che c'ha questo grosso potere predittivo, tutto sommato,
Ed inoltre è una patologia con una prevalenza molto importante, una mortalità molto elevata per questi neonati, per questo è molto importante. Per cui voglio dire, il suggerimento è farla di base a tutti i neonati pretermini, giusto? Nella prima settimana, nei primi tempi, nel primo giorno? Sì, nelle prime settimane in cui c'è un maggiore rischio di sviluppo di questa patologia, sarebbe forse il caso di effettuare questo marcatore. Molto bene. Altre curiosità o domande? Complimenti, grazie. Grazie. Alla volta di Cecilia Teresa Saracino. Cecilia presenta una tesi dal titolo Analisi dei criteri metodologici di valutazione dell'attendibilità dei minori supposte vittime di abusi sessuali. Relatore chiarissimo professore Ugo Sabotello, correlatore professor Stefano Ferracuti. Prego il professor Sabotello di presentare la candidata. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente, alla Commissione. Allora, negli ultimi 30 anni in Italia ci sono stati moltissimi casi di denuncia al reticolo, ovvero di denunce di abuso sessuale che sono iniziate con una cosa puntiforme e poi si sono allargati fino a coinvolgere un'intera vita. La maggior parte di queste denunce al reticolo si è risolta in una serie di casi giudiziari tragici e senza nessuna esagerazione, sia per le vittime e sia per i colpevoli che la maggior parte delle volte sono stati poi dichiarati innocenti. La candidata ha visto e analizzato uno dei casi più rilevanti, cioè il caso di Rignano Flaminio, in cui era stato un caso in cui 6 donne sono state accusate di atti pedofilici di bambini all'interno di una scuola per l'infanzia. La finalità dello studio era di esaminare i criteri che sono stati utilizzati per la valutazione di questa denuncia al reticolo, perché poi si è allargata tutta quanta una comunità, per vedere quanto potevano o meno rispondere a dei criteri scientifici in termini psichiatrico-forensi. Lascio la parola a Gabriele. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Sabatello per la presentazione, il presidente della commissione e la commissione tutta. Come il professor Sabatello ha anticipato, la mia tesi si propone di analizzare i criteri metodologici di valutazione dell'attendibilità dei minori supposte vittime di abusi sessuali. In particolare ho focalizzato la mia attenzione su un caso noto ed emblematico, ovvero quello di Rignano Flaminio. E il caso ebbe inizio nel luglio 2006, quando venne sporta la prima denuncia da parte di una coppia di genitori che notò nel loro bambino degli atteggiamenti ambigui nei confronti dei propri genitali. Oggetto di denuncia era quindi il sospetto che il bambino subisse degli abusi sessuali durante le ore scolastiche da parte delle maestre della scuola materna Olga Rome. Da una singola denuncia partirono numerose quelle degli altri genitori e degli altri bambini, innescando così un fenomeno chiamato di denunce al reticolo. Nell'aprile 2007 però le maestre furono scagionate in quanto i fatti non sussistevano, poiché gli abusi sessuali non si erano mai verificati ed erano solamente dei falsi ricordi. Obiettivo della mia tesi è stato quello di analizzare i criteri metodologici con cui il collegio peritale scelto dal giudice ha risposto al quesito riguardo l'idoneità o l'inidoneità testimoniale del minore. Mi sono posta quindi una domanda: come sono stati analizzati i 15 bambini coinvolti nel caso di Rignano Flaminio? Occorre fare però un passo indietro e illustrare quali sono i 2 più importanti fattori che contribuiscono alla formazione dei falsi ricordi. In particolare, l'immaturità dei sistemi della memoria autobiografica e l'elevata suggestionabilità. Per memoria autobiografica si intende il ricordo di eventi unici, indimenticabili nella vita del soggetto. Si forma dal connubio tra la memoria episodica e quella semantica, che contribuisce ad attribuire un significato emotivo al ricordo, rendendolo così indimenticabile. La memoria autobiografica migliora con gli anni durante la vita evolutiva, fino a stabilizzarsi definitivamente intorno ai 13-14 anni, età di molto superiore rispetto a quella dei bambini coinvolti nel caso, in quanto avevano dai 4 ai 7 anni. Per elevata suggestionabilità si intende invece la tendenza del minore
ad assecondare i propri genitori, ovvero delle figure adulte e autorevoli, e a rispondere positivamente a domande suggestive, ovvero domande contenenti al loro interno la risposta. Per cui va detto che gli adulti raccontano ricordando, mentre i bambini ricordano raccontando, ovvero ricostruiscono i loro ricordi basandosi sulle suggestioni dell'ambiente. Per cui, al fine di definire idoneo o non idoneo a testimoniare il minore, i bambini sono stati sottoposti a delle perizie costituite da diversi incontri con un collegio peritale e da test cognitivi e proiettivi, con lo scopo di stabilirne le capacità generiche e specifiche del ricordo. Il materiale che avevo a disposizione erano 15 perizie, appunto le perizie dei bambini che avevano tra i 4 e i 7 anni, effettuate da un collegio peritale scelto dal giudice, costituito da neuropsichiatri infantili e psicologi. Al fine di analizzare le perizie, ho utilizzato una checklist formulata da Giuseppe Sartori, contenente 25 parametri che ogni perito dovrebbe considerare al momento della risposta al quesito. Mi sono chiesta quindi quanti e quali di questi parametri sono stati effettivamente considerati al collegio peritale al momento della risposta al quesito. Dopo aver raccolto tutte le informazioni che emergevano dalle perizie e aver analizzato i singoli parametri, sono arrivata ad alcuni importanti risultati. Come emerge dal grafico, la percentuale di bambini valutati al 100%, ovvero la percentuale di bambini in cui sono stati considerati il 100% dei parametri, era solo il 13,33%. Inoltre, la percentuale di parametri valutati nel 100% dei bambini era solo del 32%. In un secondo momento ho effettuato un confronto tra la popolazione ritenuta idonea a testimoniare dal collegio peritale, costituita da 12 bambini, e la popolazione ritenuta non idonea a testimoniare, costituita da 3 bambini. Sono emersi alcuni importanti risultati. In particolare, il 100% dei bambini ritenuti non idonei a testimoniare dimostrava effettivamente un'inaccessibilità al mondo interiore, il che significa che era impossibile per il collegio peritale andarne a valutare le capacità generiche e specifiche. Al contempo, nessun bambino dimostrava un atteggiamento collaborativo e un'apertura al dialogo, a fronte del 66,6% della popolazione ritenuta idonea a testimoniare. In ultimo, tutti i bambini dimostravano una psicopatologia diagnosticata, in particolare depressione o disturbo da stress post-traumatico. Studi dimostrano che la presenza di una psicopatologia altera l'accuratezza del ricordo. Successivamente ho effettuato un confronto tra la popolazione che ricordava i fatti oggetto di denuncia, quindi che ricordava di aver subito gli abusi sessuali, e la popolazione che non ricordava di averli subiti. È emerso che il 78% dell'AP1, quindi dei bambini che li ricordava, aveva una memoria traumatica, ovvero il ricordo di un trauma pregresso, a fronte del 50% nell'AP2. Inoltre, l'83% dell'AP2 dimostrava durante gli incontri un umore deflesso, una tendenza depressiva, a fronte del 33%. In ultimo, nell'AP2 vi era un'evidenza nel 60% dei casi di una psicopatologia, a fronte del 44% della popolazione che ricordava i fatti. Lo studio poi è terminato con l'analisi della popolazione P1, ovvero la popolazione che ricordava di aver subito gli abusi sessuali. In particolare è emerso che il 100% di questi bambini aveva un racconto potenzialmente confondibile, il che significa che era poco chiaro, e gli studi dimostrano che i racconti potenzialmente confondibili sono maggiormente suscettibili alla suggestionabilità. Inoltre, l'83,33% dei dettagli rivelati dal bambino durante l'incontro successivo al primo risultava essere centrale, ovvero fondamentale, altro segno di inaccuratezza del ricordo. In ultimo, nel 100% di questi bambini vi era evidenza sia di domande suggestive che di un contagio dichiarativo. Concludo quindi dicendo che effettivamente la forte suggestionabilità di un bambino di 4-7 anni, abbinata all'immaturità dei sistemi coinvolti nella memoria, ha causato la costruzione di un copione frutto delle suggestioni dell'ambiente. Va detto inoltre che il caso di Rignano Flaminio è solo uno dei tanti in cui l'assenza di un metodo valido e invariante abbinata a una forte componente emotiva e mediatica hanno prevalso su una valutazione scientifica dei dati. Grazie per l'attenzione.
Grazie Cecilia, grazie per essere rimasta nei tempi e grazie per aver presentato con chiarezza questa particolare tesi, estremamente interessante, tesi che ora è aperta per la discussione da parte della Commissione. Prego. Allora, grazie per la domanda. Allora, sicuramente nelle perizie è emerso che diversi bambini avevano un trauma pregresso e alcuni di questi anche un disturbo da stress post-traumatico, e vi è evidenza che in questi casi c'è un'alterazione del ricordo. Diciamo, si usa pensare, è abitudine pensare che il trauma alteri il ricordo e a volte addirittura ne elimini il ricordo dell'evento. In realtà si è visto che nei bambini che subiscono i traumi addirittura c'è un aumento di dettagli, quindi anche i bambini che erano stati ritenuti idonei a testimoniare in quanto raccontavano dettagliatamente di aver subito gli abusi sessuali, in realtà non era vero, in quanto avevano avuto dei traumi pregressi. È la famiglia, assolutamente, è tutto partito dalla famiglia e dalle figure professionali che li hanno seguiti successivamente. No, gli abusi sessuali non erano veri, erano dei falsi ricordi, era tutto frutto della suggestionabilità dei genitori, degli altri bambini. Ah no, mi scusi, allora ho capito male la domanda. No, i bambini... No, non è emerso che c'erano stati, sicuramente erano verificati dei traumi in questi bambini, anche in ambito familiare, ma non abusi sessuali. E quello che colpisce è il fatto, e penso sia uno dei obiettivi di questo studio, del quale ringrazio la collega, perché io amo ricordare che quando uno vede dei contesti come la psichiatria forense, la medicina legale, soprattutto chi non è proprio addetto ai lavori, dice vabbè, ma il medico cura, questi sono medici per modo di dire. Ecco, costoro curano la società, perché il prevenire comportamenti di un certo tipo, comunque mettersi a disposizione della giustizia affinché questa faccia un corso reale, è una forma di cura, ovviamente, non dell'individuo ma del contesto sociale, quindi voglio dire a pieno diritto queste specializzazioni sono mediche. E è evidente che emerge, però mi permetto di dire, il fatto che l'approccio non è sempre stato rigorosamente scientifico anche in termini di perizie, questo è il punto fondamentale, no? E noi sappiamo bene, perché a noi tutti capita l'avventura di essere chiamati, almeno per chi come molti di coloro che lavorano in accademia sono considerati esperti in ambito di perizie, ecco, quello io penso che sia un dovere proprio, anche se ovviamente non sono certo lavori ben pagati, ma comunque sia un dovere non dire mai di no, perché solo l'applicazione sistematica del rigore scientifico e di quelle che sono non solo le linee guida, ma tutte le metodologie valide per essere obiettivi, cosa non facile, possono aiutare veramente la giustizia. Quindi mi sembra che quello che emerge, soprattutto, e ti ringrazio, è che obiettivamente l'errore, se c'è stato anche per una non completa applicazione di quello che è il messaggio vero che io ti ringrazio di averci dato. Grazie davvero. Grazie. La candidata ha fatto un lavoro
importante di review di tutta la nostra casistica degli ultimi 10 anni sui tumori glomici. Lei non è italiana e quindi ha anche avuto problemi con l'italiano vero e proprio, ma essendo già laureata nel suo paese, è stata da noi accolta e aiutata in questo suo termine di percorso nella nostra facoltà. Quindi do la parola a Natalia. Buongiorno a tutti, ringrazio il professore Salvati e la dottoressa Gentili che mi hanno permesso di elaborare questa tesi e ringrazio il preside e la commissione. I tumori del glomo carotideo, chiamati tumori, sono neoplasie rare che presentano una notevole rilevanza per problemi chirurgici e diagnostici. Originano dalle cellule chemocetriche del glomo carotideo, un corpuscolo localizzato a livello della biforcazione carotidea che regola pressione arteriosa e della frequenza cardiaca e respiratoria. La sintomologia può essere a lungo termine silente, poiché i tumori hanno tipicamente una crescita lenta. In taluni casi si cernono sostanze vasoattive e il paziente può lamentare cefalie, tremori, tachicardia e altre disritmie e raramente convulsioni e spasmi. Sulla base delle dimensioni e dei rapporti con le strutture vascolari circostanti vengono classificati secondo la classificazione di Champin. Ci sono 3 tipi. Tipo 1. Tumori con piano di clivaggio netto rispetto alla parete clivabile. Tipo 2. Tumori con parziale coinvolgimento della parete. E tipo 3. Completo coinvolgimento della biforcazione con notevole adesione alla parete arteriosa e difficilmente clivabile. L'obiettivo del nostro studio era elaborare una strategia per migliorare l'outcome operativo nei pazienti affetti da chemodittomi sulla base dell'analisi dell'esperienza maturata del nostro gruppo. Tecnica chirurgica. Tutti i pazienti sono stati operati in anestesia plastica locoregionale. Si inizia con accesso al lato cervicale con incisione cutanea lungo il margine anteriore del muscolo sternocleidomastoideo. Poi si prosegue con una preparazione dell'arteria carotide comune interna ed esterna e alla fine asportazione di chemodittoma. L'esperienza consta di 18 pazienti, 13 uomini e 5 donne, con età compresa tra 48 e 69 anni, trattati negli anni tra 2012 e 2022. La popolazione in studio si compone di 2 casi di chemodittomi secernente e la sintomologia si presentava con vertigini, ipertensione arteriosa e sudorazione. E la restante parte dei pazienti presentava con una tumefazione in sede laterocervicale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione con angio TC e angio RM con successiva asportazione della formazione. Si confrontano con analisi statistica il gruppo dei nostri pazienti con altri gruppi in letteratura. Le variabili considerate sono tempo operatorio, l'ospedalizzazione, sanguinamento, dimensione del tumore e classificazione. Nella tabella si presenta il confronto tra la nostra esperienza chirurgica e pazienti operati con precedente embolizzazione preoperatoria dallo studio di Zhang. Il decorso postoperatorio è stato regolare in 18 pazienti. La mortalità postoperatoria è stata dello 0%. Si riportano 2 derivazioni linguali dovute da lesioni dell'ipoglosso recredite in 6 mesi, 4 parestesie della lesione del nervo grande auricolare. Nell'analisi statistica risultano significativi il tempo operatorio e la durata di degenza. Non si riporta una reale significatività nel sanguinamento rapportato alla dimensione del tumore e alla classificazione.
In base alla nostra esperienza e alla review della letteratura, possiamo dire che l'anestesia plastica migliora la gestione del paziente, presentando anche un miglior rapporto costo-beneficio. Permette di monitorare il compenso cerebrale e il caso di equipaggio della carotide interna. L'embolizzazione preoperatoria risulta priva di un reale vantaggio in termini di rapporto rischi-benefici e la radioterapia è riservata ai casi in cui è impossibile la radicalità chirurgica. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Natalia, grazie per esserti mantenuta ai tempi e aver presentato con chiarezza la tesi, grazie anche perché non è facile parlare in una lingua non propria. Bene, cosa anche questa che è sicuramente meritoria nel presentare questa tesi che è ora aperta per la discussione. Ecco, nella casistica che avete, questi sono, qualsiasi sia il tipo istologico oltre il tumore, sono normalmente benigni. In rarissimi casi ci sono situazioni di aggressività locale o benignità. Voi avete visto casi di questo tipo? Avete visto, avuto casi di recidive nella vostra casistica o no? In questo studio no. Ci sono altre domande? Bene. Grazie, Natalia. Ora la volta di Massimiliano Ricci. Massimiliano ci presenta una tesi dal titolo Colangiografia con fluorescenza durante colicistectomia laparoscopica mediante somministrazione di verde indocianina intracolecistico versus endovenoso per la valutazione dell'anatomia biliare extraepatica. Studio prospettico caso controllo. Relatore chiarissimo professore Bruno Salvati, correlatrice la professoressa Lidia Castagneto Gissei che prego Bruno di presentare il candidato. Grazie. Allora, l'obiettivo di questo studio è quello sempre di migliorare le performance chirurgiche e renderle più sicure e oltre che mini-invasive. L'anima di questo studio è la professoressa Castagneto che lavora da relativamente poco tempo con me, sono circa 3 anni, ma che cura in modo particolare questo tipo di patologia biliare e fatta tutta per via laparoscopica. Quindi do la parola al candidato. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Salvati per la presentazione e la professoressa Castagneto Gissi. Era il precedente, non ti preoccupare. Il nostro studio propone una colangiografia con fluorescenza durante colicistectomia laparoscopica mediante somministrazione di verde di indocianina intracolicistico rispetto a una somministrazione endovenosa precedentemente descritta in letteratura, per la valutazione dell'anatomia biliare extraepatica. La colicistectomia laparoscopica è un intervento microinvasivo di chirurgia addominale volto alla rimozione della colicisti nel contesto di patologie complicate e non, che causano un forte dolore addominale definito colica biliare. Ad oggi rappresenta un intervento routinario, spesso eseguito in day surgery, con 750.000 interventi l'anno, costi di gestione che sono aumentati del 20% negli ultimi 3 anni e una mortalità che si attesta intorno allo 0,6%. Le indicazioni al trattamento riguardano principalmente la frequenza e l'intensità dei sintomi, ma anche quelle condizioni di colecistite complicata da empiema, idropeomucocele, gangrena, iliobiliare e colecisti a porcellana. Nel contesto dell'intervento di colecistectomia laparoscopica, di fondamentale interesse è l'identificazione del dotto cistico, il quale insieme al dotto epatico comune e al margine inferiore del fegato descrive i limiti del triangolo di Calò, all'interno del quale giace l'arteria cistica. Nonostante il basso tasso di mortalità, l'intervento di colecistectomia laparoscopica presenta delle complicanze specifiche, come la lesione delle vie biliari principali, legate spesso ad un'errata visualizzazione e valutazione dell'anatomia biliare extraepatica, associata spesso a dei quadri di flocosi complessa che ne alterano i normali rapporti anatomici. Tali lesioni sono causa di leak e occlusioni, le quali a loro volta possono causare complicanze come ittero, fistole, ascessi e perdite.
Nel tentativo di ridurre questo tipo di complicanze è stata proposta la colangiografia a fluorescenza con uso di verde di indocianina. Il verde di indocianina è una molecola scoperta in realtà a metà degli anni 40, intorno al 45, inizialmente destinata ad un utilizzo in ambito fotografico grazie alle sue proprietà fluorescenti. Successivamente è stato possibile introdurlo nella pratica clinica grazie proprio alle sue caratteristiche molecolari vantaggiose. Essa infatti è confinata al compartimento vascolare. Presenta un'escrezione biliare, ciò vuol dire che non è metabolizzata né dal fegato né dai reni. Ha una bassa tossicità, ha un'emivita breve, si parla di 2,2-3 minuti, è particolarmente economica, produce delle immagini ad elevato contrasto, è di facilissimo utilizzo e soprattutto se paragonata alla colangiografia intraoperatoria standard non necessita di utilizzo di radiazioni ionizzanti. In questo breve video possiamo osservare il metodo di somministrazione descritto in letteratura, ovvero quello endovenoso. Un ml di colorante è diluito in 10 ml di normale soluzione salina ed iniettato endovena al paziente. Una volta in circolo, la soluzione con il colorante andrà a legarsi alle proteine plasmatiche, in particolare legherà l'albumina, la quale ne limita la diffusione al torrente vascolare. Successivamente, attraverso la circolazione venosa, raggiungerà il fegato, dove a livello dei lobuli epatici verrà convogliata all'interno della bile, senza essere però metabolizzata. Lo scopo del nostro studio è stato quello di confrontare il metodo di somministrazione poc'anzi descritto con un metodo di somministrazione sperimentale intracolecistico per una più precisa visualizzazione dell'anatomia biliare extraepatica, focalizzandoci sui tempi di visualizzazione, l'efficacia del trattamento, i vantaggi e gli svantaggi delle due metodiche e il dolore postoperatorio. Il nostro studio ha coinvolto due centri, il principale attore e responsabile del lavoro, l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, coadiuvata dall'ospedale dei Castelli alla Roma 6, per un totale di 35 pazienti arruolati, affetti da colecistite acuta e cronica, sottoposti a colecistectomia laparoscopica fra il settembre 2021 e il marzo 2022. Al fine di valutare entrambe le metodiche di somministrazione, i 35 pazienti sono stati divisi in due gruppi. L'attribuzione ad un gruppo piuttosto che all'altro è stato totalmente casuale. I criteri di inclusione comprendevano l'età maggiore di 18 anni e calcolosi sintomatica o colecistite acuta cronica. I criteri di esclusione, invece, l'allergia nota agli ioduri, un precedente intervento chirurgico addominale maggiore, insufficienza epatica, gravidanza o allattamento e un sospetto di malignità alla cistifellea. In visione laparoscopica possiamo osservare le immagini successive alla somministrazione endovenosa. È facilmente apprezzabile la fluorescenza dell'anatomia biliare extraepatica, cioè della via biliare extraepatica, soprattutto quando viene accesa la luce del vicino infrarosso. Possiamo apprezzare appena in basso la fluorescenza duodenale e in alto la fluorescenza epatica che ne fa da sfondo. Per quanto riguarda la somministrazione sperimentale intracolecistica, dopo aver preparato la soluzione da iniettare, è stato possibile pungere il fondo della colecisti con una media di 5 ml diluiti al fine di ottenere la fluorescenza adeguata. Di seguito, sempre le immagini in visione laparoscopica, in questo caso però del metodo di somministrazione intracolecistica. Anche qui è facilmente apprezzabile la fluorescenza della via biliare extraepatica. Chiaramente è il fegato che ne fa da sfondo non risulta fluorescente rispetto a prima. Per quanto riguarda i risultati, ponendo a confronto le due metodiche di somministrazione, non è emersa una differenza statisticamente significativa per quanto riguarda la visualizzazione della colecisti, del dotto cistico, del dotto biliare comune e della confluenza tra questi. Considerando invece singolarmente il metodo di somministrazione endovenoso, questo è il risultato sensibilmente migliore per ciò che concerne la visualizzazione del duodeno e del dotto epatico comune, ma soprattutto per quanto riguarda tempi operatori, spillage e quindi anche dolore postoperatorio connesso allo spillage. Considerando invece singolarmente la metodica di somministrazione intracolecistica, questo è il risultato sensibilmente migliore per ciò che concerne la fluorescenza epatica. Possiamo concludere affermando che la colangiografia a fluorescenza mediante uso di verde di indocianina può essere utile per identificare l'anatomia biliare extraepatica durante la dissezione del triangolo di Calò dopo entrambi i metodi di somministrazione e può quindi ridurre il rischio di lesioni dei dotti biliari in colecistectomia laparoscopica.
La via endovenosa, nello specifico, riduce i tempi operatori e favorisce una miglior visualizzazione della porzione prossimale dell'albero biliare extraepatico. La via di somministrazione invece intracolecistica fornisce un miglior rapporto segnale-sfondo, aumentando così il contrasto fra dotti biliare e fetto. Sono però necessari ampi studi randomizzati e controllati per confermare i risultati. Grazie per l'attenzione. Grazie Massimiliano, grazie per esserti anche tu mantenuto nei tempi e per averci illustrato con chiarezza questa interessante tesi che è ora aperta per la discussione. Prego. Grazie alla professoressa. In caso di colicistite acuta, ripeto perché sta a distanza che non è stata sentita, probabilmente in caso di colicistite acuta, quindi intervento urgenza, quale di queste due vie di somministrazione del flash, del fluorocromo consiglieresti? Grazie professoressa per la domanda, la ringrazio perché in realtà dallo studio è emersa una significativa sovrapposizione delle due metodiche e quindi secondo me è anche importante mettere il punto su quelli che possono essere i vantaggi e gli svantaggi al di fuori del mio studio. Sicuramente nel contesto di un'urgenza consiglierei una somministrazione per via intracolecistica, dal momento che la somministrazione endovenosa nel nostro studio considerava una cinquantina di minuti abbondanti affinché il colorante raggiungesse effettivamente la sede per la fluorescenza. Di conseguenza in urgenza, dal momento che non abbiamo tempo, assolutamente la somministrazione intracolecistica. Sì, mi sembra chiaro che il messaggio sia abbiamo oltre la somministrazione, chiamiamola così, canonica endovenosa, una valida alternativa che tutto sommato si sovrappone come risultati a parte queste differenze e quindi abbiamo una chance in più eventualmente da scegliere in casi indicati. Questo dell'urgenza può essere un caso sicuramente, stante quello che dicevi, per altre situazioni magari questo non è consigliabile, come hai detto molto bene. Quindi mi sembra che sia, ecco, devo dire che esiste qualcos'altro in letteratura riguardo oppure su queste vie di somministrazione o questa è proprio una cosa sperimentale che è maturata all'interno del vostro gruppo? Allora, grazie per la domanda. La somministrazione sottomucosa è già descritta per quanto riguarda il verde dell'indocianina. Sta di fatto che è un colorante di relativa recente scoperta, nel senso che si studia da 8-10 anni. I contesti di applicazione ad oggi riguardano principalmente la cardiologia e l'oncologia, soprattutto nel contesto di linfadenectomie gastriche. Nel caso della somministrazione sottomucosa recistica non sono descritti studi. Sì, sì, infatti era quello che mi aspettavo. Sì, in questo ambito sicuramente è abbastanza nuovo, ti dico che l'istologia si usa da tempi immemori, ma è un altro tipo di contesto. Bene, ci sono altre domande? Se no, ti puoi accomodare. Allora, Massimiliano era l'ultimo candidato. Era l'ultimo candidato e per cui la commissione si ritira. Ovviamente possono partecipare alla discussione anche i correlatori senza diritto di voto, quindi se potete venire nella stanza a fianco potete venire e coloro che sono presenti. Pregherei diciamo la platea di non allontanarsi perché speriamo di fare presto e quindi a breve ritorniamo per la conclusione della cerimonia e la proclamazione dei nostri nuovi medici.
Siamo alla fase della nostra punta, di servizio, abbiamo trovato un cellulare. Ha come fotografia di suo sfondo aveste notizia di qualcuno che lo cerca, io lo lascerò in consegna qui. Ovviamente potrà essere l'unica persona che mi viene in mente il professore Villari, che è diciamo poi responsabile della struttura, quindi lo consegnerò al professore Villari in maniera che chi possa non penso che sia possibile fare chiamata, perché immagino ci sarà un sistema di sicurezza, insomma, comunque se qualcuno ha idea. Va bene, allora innanzitutto prima di procedere due cose. Un sentito ringraziamento a tutti voi perché avete consentito uno svolgimento assolutamente diciamo ottimale della seduta, e avete, ringrazio di questo, osservato con attenzione le poche regole che ci eravamo date. Di questo vi è grata la commissione, mi sono grato io personalmente, vi sono grati i candidati. Poi permettetemi anche di ringraziare il dottor Della Peruta, che è dietro le quinte, che ogni tanto compare, che è colui che diciamo organizza e ci supporta nella fase amministrativa della preparazione delle sedute che si dirà, quindi che fa le verifiche e quant'altro. Ma esiste anche un'altra quantità di persone da ringraziare, che è tutto lo staff di presidenza, perché le attività delle presidenze delle facoltà mediche sono complesse e quindi non sarebbero possibili senza la dedizione del nostro personale tecnico amministrativo. Ma inoltre permettetemi di ringraziare Davide Piccaria, Gabriele Mazzei, Giorgia Amantini e Alessia Di Nicola, che sono questi ragazzi che vedete qui e che ci supportano, sono dei borsisti che permettono anche un svolgimento corretto della fase tecnica e in qualche maniera supportano anche direttamente i nostri candidati, e veramente senza di loro anche questa fase non sarebbe anche questa parte tecnica non sarebbe veramente possibile, compresa ovviamente la parte di diretta in streaming. Devo dire la verità che inoltre mi è d'obbligo ringraziare i professori e ovviamente gli assegnisti di ricerca di questa struttura, che si rendono sempre disponibili, in particolare Erika Renzi, che ci dà supporto sempre nella preparazione dell'aula e ovviamente di tutto quella che è la fase tecnica. Quindi scusate, ma queste sono cose doverose che ci tenevo a fare. Dopodiché la commissione ha fatto le sue valutazioni, delle quali tra poco vi dirò, ma con molto piacere do la parola al professor Isidori nella sua veste, questa volta non di membro della commissione o di relatore, ma di rappresentante della FNOMCEO, in questo caso per l'OMCEO di Roma. Grazie, grazie mille. In termini sia di costi che di per voi potrete
domanda in tempo. Grazie. Ricordavo non più tardi di venerdì scorso in cui sono intervenuto in qualità di presidente della conferenza delle facoltà e delle scuole di medicina in un evento organizzato dal Farmaceo molto importante che è propedeutico alla riscrittura del codice etico che in questo momento la FNOMCEO sta riscrivendo per il quale ha costituito un board, del quale mi onoro di far parte. Come ricordavamo in questo evento, un punto fondamentale della professione del medico è ovviamente l'approccio etico alla stessa. E questo si può ottenere, certo, scrivendo codici deontologici da osservare, ma si ottiene solo se riusciamo a trasmettere ai nuovi medici un modello di comportamento tramite quello che noi facciamo, tramite il modo con cui ci comportiamo, con cui loro ci osservano agire nei confronti dei nostri assistiti e anche come noi ci rapportiamo in genere i problemi medici. Io penso che questo sia uno degli insegnamenti che per molto tempo è stato considerato far parte di quello che noi chiamiamo curriculum nascosto, cioè qualche cosa che in realtà non sta scritto da nessuna parte, ma tutti noi che ci siamo formati in accademia avevamo il nostro modello di professore, quello che dovevamo diventare, no? Oggi non basta più questo. Sicuramente incide moltissimo ed è bene che ognuno di noi si comporti nel modo migliore possibile, anche perché siamo osservati, ma contemporaneamente noi stessi dobbiamo sapere che esistono e dobbiamo trasferire anche le regole, quindi lo scrivere in un codice deontologico diventa fondamentale. Io però sono ottimista, sono sempre stato un inguaribile ottimista, perché come sapete, come sanno molti che mi hanno ascoltato qualche altra volta, oltre che leggere gli abstract delle tesi, non ce la faccio a leggere tutte le tesi, amo leggere i ringraziamenti che i colleghi mettono al momento che completano questo lavoro. Molti ne sentono il bisogno, molti la sfruttano come occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma questo mi fa capire che dobbiamo essere ottimisti, perché dentro questi ringraziamenti io vedo quello che ci deve essere in un medico vero, cioè una competenza relazionale e affettiva senza la quale non si prende in carico nessuno. Il rapporto medico-paziente, che io non amo più chiamare medico-paziente perché molti non sono manco tanto pazienti, voglio dire, lo chiamerei medico-assistito, è un rapporto fatto di tante piccole cose, un rapporto di ascolto, è un rapporto di fiducia, è un rapporto di intimità. E allora se chi diventa medico non ha la capacità di cooptare questi sentimenti da parte dell'assistito, non sarà un buon medico, perché potrà essere anche un bravissimo scienziato, uno che fa terapie meravigliose, ma se l'assistito non ha fiducia in lui, non eseguirà quel terapia. E non è colpa solo dell'assistito, che magari non si è fidato, ma è colpa anche di quel medico che non è riuscito a portarne la fiducia. E leggendo però quello che scrivono i nostri giovani candidati anche oggi, io ho fiducia che loro avranno queste competenze, perché è bello leggere con attenzione tutte le mille sfumature che ci sono e che raccontano di un percorso che, come dobbiamo ricordare, è un percorso lungo, perché sono come minimo 6 anni, che sono 6 anni di vita, no? Il che magari a volte sfugge, dice, ah, vabbè, dato adesso studi, poi ti lauri e poi quel poi è un poi di 6 anni, 6 anni sono tanti. In 6 anni succedono tante cose, purtroppo non sempre belle. Qualche volta meravigliose e qualche volta brutti, che però costituiscono quello che succede nella vita, e quando succedono durante un periodo in cui uno è anche impegnato, incidono fortemente, soprattutto se è impegnato a imparare ad aver cura delle persone e quindi è molto più sensibile a quello che succede alle persone intorno a lui. E i nostri ragazzi sono ragazzi che vanno dai 18 ai 24-25 anni, quindi sono i ragazzi che hanno dei genitori di una certa età e che hanno magari anche altri affetti di età più anziana. E infatti non è raro vedere dediche a nonni che magari c'erano all'inizio del percorso e non ci sono più,
Io devo dire, quando leggo queste cose, vedo una sensibilità che mi rallegra, perché penso che avranno la stessa attenzione quando vedranno magari il nonno di un altro, quando vedranno il papà o la mamma di un altro, o anche nelle cose più sfortunate, coloro che hanno la loro stessa età. Ecco, mi piace ricordare, prima di proclamare, l'attenzione che qualcuno di voi ha dato alle proprie famiglie, cioè tutti, e questo è un fatto fondamentale, oltre che ringraziare ovviamente molto spesso i relatori, oltre che individuare anche qualcuno, uno soprattutto ha individuato proprio un modello, dice grazie a te io sono uscito fuori da alcune situazioni, per te era un professore, cosa che fa pensare anche un rapporto no, amichevole. Bella cosa, è una bella cosa, il rispetto ma è fondamentale, rispetto del docente verso il discente e del discente verso il docente. Ma nulla vieta che poi ci sia un rapporto che magari diveli di qualche maniera sia oltre quel ruolo e che diventi anche un rapporto di amicizia. Anzi, ci piacerebbe che questo succedesse più spesso, rispettando sempre le differenze di ruolo. Ecco, molti ovviamente ringraziano i loro docenti, ma tutti, indistintamente tutti, ringraziano i propri familiari, con delle scale che avranno dei motivi interni e che sono assolutamente da rispettare. Molti dicono cose che noi, io sono genitore, che mi piacerebbe sentirmi di tutti i giorni, no? E che raramente vengono dette, questo ce lo possiamo dire tra noi, come i fratelli che di solito, le sorelle che di solito sono quelli con cui si litiga tutta la vita fino a che ci si convive, qui diventano persone meravigliose, senza di te non ci sarei mai riuscito, che è vero, la cosa bella è che queste sono le cose vere, non sono quelle che nella vita quotidiana accadono. Quando uno si ferma a riflettere, allora sì, che riflette su quelle che sono veramente le cure di cui è stato oggetto. E io devo dire che con piacere molti dei candidati di oggi le hanno volute proprio sottolineare una per una. Dico due o tre frasi, c'è stato qualcuno che ha fatto addirittura per ogni persona che ha ringraziato un quadro così distinto che veramente mi ha fatto pensare a una grande competenza affettiva. Ma si parla di mamme invincibili, che è un bellissimo termine, l'idea che ci sia qualcuno di invincibile, che quindi in qualche maniera ci possa sempre difendere, è una cosa bellissima. Si parla ovviamente di padri che danno esempio e danno forza, si parla di amori, che è un'altra cosa bellissima, perché questo è anche il periodo in cui si sviluppano gli amori, qualcuno si perde, ma qualcuno si forma, e forse sono soprattutto quelli che durano alla prova di medicina, di solito durano, nel senso che se uno che sopporta sti 6 anni in cui state lì, che no, non posso uscire, non posso fare, non posso mangiare, non posso dormire, non posso fare niente, allora se reggono a quello, di solito reggono pure poco, mediamente. Però anche questo essere cosci di questa cosa, questo essere cosci che non si va da nessuna parte se non si è insieme, se non c'è qualcuno che è insieme a noi, li preparerà a quella che oggi è la vera medicina, che è la medicina d'équipe, che è la medicina in cui il malato, come qualcuno ha detto oggi, deve essere al centro dell'attenzione, non la malattia, il malato, le sue caratteristiche, le sue personalità e le sue particolarità, e gli altri gli stanno vicino, lo supportano, ma lo possono fare insieme. Da solo il medico ormai non fa quasi più niente. Tale e tanta è la messa di cose che dobbiamo essere capaci di fare, che assolutamente non è possibile che la possa fare una persona sola. Allora, che coloro che oggi si laureano, tramite i loro ringraziamenti mi abbiano trasferito la coscienza del fatto che loro ce l'hanno fatta grazie a tutti voi che siete gli affetti che state qui e che magari staranno a casa, grazie a chi hanno incontrato, parlo di fuorisede, per i fuorisede, e che sono diventati parte delle loro famiglie allargate, bene, questo è un qualche cosa che, ripeto, mi rassicura, quindi complimenti anche per questo, complimenti per la vostra sensibilità, ma complimenti per come avete oggi esposto le vostre tesi, tant'è vero che la commissione le ha valutate tutte con estrema positività, e per cui passerei senza dubbio
diciamo, proclamare i nuovi medici. Prego tutti i candidati di mettersi in silenzio davanti a me. Allora, Ricci Massimiliano. Fai un altro tipo qui, io già ti ho detto che oggi ci vedo poco, ma fai due volte così te vedo più. Caro Massimiliano, la commissione ha valutato positivamente sia l'esposizione della Spiravia e altrettanto positivamente il tuo curriculum. Pertanto, per i poteri conferiti della magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 101 su 110. Grazie. Riccardo Ferrarelli. Caro Riccardo, anche nel tuo caso una commissione ha giudicato positivamente sia l'esposizione alla tesi di laurea sia il tuo curriculum degli studi. Pertanto, per i poteri conferiti alla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, ti dichiaro dottore in medicina con la votazione di 101 su 110. Congratulazioni. Natalia Golovanova. Cara collega, sei già collega, so che sei già laureata e quindi oggi abbiamo reiterato laurea e anche per questo devo dire la commissione ha valutato positivamente sia l'esposizione della tesi di laurea non facile che fatta in una lingua straniera sia il tuo curriculum degli studi. Pertanto, per i poteri conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, dichiaro il dottore in medicina e chirurgia con la votazione 105 su 110. Giorgio Armellini Morosini. Caro Giorgio, anche nel tuo caso la commissione ha valutato positivamente sia l'esposizione della tesi di laurea sia il tuo curriculum degli studi. Pertanto, per i poteri conferitimi dalla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, ti dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 105 su 110. Carlo Della Porta. Caro Carlo, anche nel tuo caso la commissione ha giudicato positivamente la tua tesi di laurea e altrettanto positivamente il tuo curriculum degli studi. Pertanto, per i poteri conferitemi dalla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, dichiaro dottore di medicina e chirurgia con la votazione di 105 su 110. Arianna Brancato. Eccoti. Cara Arianna, La tesi è stata votata molto positivamente da parte della commissione di laurea. Il tuo curriculum è stato giudicato di alto livello. Pertanto, per i poteri conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, ti dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Irene Fusco. Cara Irene, anche nel tuo caso la commissione ha valutato molto positivamente la tua tesi di laurea e altrettanto positivamente il tuo curriculum degli studi. Pertanto, per i poteri conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, ti dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione 110 su 110. Cecilia Teresa Saracino. Cara Cecilia, anche nel tuo caso la commissione ha avuto parole di encomio per la tua tesi di laurea e ha valutato positivamente il tuo ottimo curriculum. Pertanto, per i poteri conferiti alla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, ti dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Gloria Assegbede. Giusto Assegbede? Perfetto. Cara Gloria, la commissione ha valutato molto positivamente l'esposizione da...
valutato molto positivamente la tua tesi di laurea e è rimasta super impressionata dal tuo eccellente curriculum. Pertanto, per i poteri conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, ti dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la valutazione di 110 su 110 e la lode. Di essere tagliato, però mi mettete un supporto qui sotto? Non è di là, purtroppo. Da qui mi vedono, no? Allora scaffiamo qualcosa sotto. Scusate, ma è per chi sta a casa che pare brutto. E guardano il mio petto in continuazione, non è neanche un bello spettacolo. Diciamo. Grazie ai colleghi borsisti. Veronica Bianchini. Cara Veronica, la Commissione ha valutato molto positivamente la presentazione della tua interessante tesi di laurea e è rimasta molto ben impressionata dal tuo eccellente curriculum. Pertanto, per i poteri conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, dichiaro dottore di medicina e chirurgia con la valutazione 110 su 110 e la lode. Carla Di Napoli. Cara Carla, la Commissione ha valutato molto positivamente la tua tesi di laurea e ha analizzato il tuo curriculum perché è di altissimo livello. Pertanto, per i poteri conferiti alla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, dichiaro dottore in medicina e chirurgia, con la votazione 110 la lode e la lode. Da oggi forse disegnerai meglio le stelle che ti hanno insegnato come schizzo le tue ricreazioni. Sara Codini. Cara Sara, la Commissione ha valutato molto positivamente la tua tesi di laurea ed è rimasta impressionata dal tuo brillante lavoro. Pertanto, per i poteri conferiti della magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, dichiara dottore in medicina e chirurgia con la votazione 110 su 110 la lode. Carolina Paola Mureddu. Cara Carolina, la Commissione ha apprezzato molto l'esposizione della tesi di laurea e è rimasta veramente ben impressionata dal tuo curriculum di elevato livello e che hai voluto anche arricchire con un'esperienza all'estero, direi anche duratura, visto che hai avuto un tempo adeguato. Pertanto, per poter conferirmi alla magnifica rettrice della Sapienza Università di Roma, dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la valutazione 110 su 110 e la lode. È tradizione delle facoltà mediche della Sapienza che in sede di seduta di laurea venga letto il giuramento di Ippocrate come atto di impegno da parte dei nuovi medici, in caso non solo dottori di medicina ma anche abilitati, nei confronti della società civile rispetto a quello che faranno, dovranno fare le loro missioni. Anche per tutti i medici che sono presenti, il motivo di rinnovo di questo impegno. La scelta è quella di leggere il giuramento di Ippocrate originale, che ovviamente prevede dei passaggi che oggi non sono più plausibili, ma tant'è, per noi è un atto simbolico, è un atto che in qualche maniera impegna tutti noi, ma impegna soprattutto i nuovi medici a fare la professione nel modo migliore possibile. Con quei valori etici che abbiamo ricordato prima e che noi siamo convinti che i nostri candidati sicuramente abbiano in qualche maniera già imparato. Prego tutti i candidati di dare le spalle alla Commissione, guardare la loro platea,
dare le spalle alla Commissione, guardare la platea, perché nei confronti di quello che loro rappresentano in questo momento, cioè la società civile che voi adesso giurate. Però a leggere il regolamento è chiamato chi arriva nella seduta con il curriculum migliore. In questo caso prego Carolina di venire a leggere il giuramento. Dove sono? Fai il giro e viene. Quindi Carolina lo legge per tutti, a tutti voi che state impegnando nei confronti della società civile. E a Carolina quindi leggiamo simbolicamente il top. Prego Carolina, che l'ha già buttato. Perché... Tranquilla, è la giusta emozione. Guai a leggere. Prego. Fermo con giuramento per Apollo Mele e per Esculapio, Gea e Panacea, e ne siano testimoni tutti gli dèi e idee. Per quanto me lo consentiranno le mie forze e il mio pensiero, adempirò questo giuramento, che prometto con scritto. Considerò mio padre con cui mi iniziò e mi promesso indossabile, e con gratitudine lo resisterò. Il nutrimento di necessità della vita. Considererò però mie fratelle. E se essi vorranno promuovere quest'arte, impegnerò loro senza compensa e senza obbligazioni scritte e farò partecipi delle mie lezioni e spiegazioni in tutta questa intera disciplina, tanto i miei figli quanto quelli del mio maestro, e così i discepoli che abbiano giurato di volersi dedicare a questa professione, e nessun altro lì fuori di essi. E scriverò agli infermi la dieta opportuna che loro convenga, quanto mi sarà permesso dalle mie condizioni, e li difenderò da ogni cosa ingiusta e dannosa. In qualsiasi casa entrato baderò soltanto alla salute degli infermi, rifuggendo ogni sospetto di ingiustizia e di usata corruzione, e soprattutto dal desiderio di illecite relazioni con donne e uomini sia liberi che servi. E tutto quello che durante la cura, ed anche all'infuori di essa avrò visto e avrò ascoltato sulla vita comune delle persone, e che non dovrà essere divulgato, tacerò come cosa sacra. Che io possa, e avrò come mi scrupolo osservato questo mio giuramento senza mai trasgredirlo, vivere a lungo e felicemente, nella piena stima di tutti, e raccogliere copiosi frutti della mia arte, che se invece lo violerò e sarò quindi spergiuro, possa capitarmi tutto il contrario. Bene, a questo punto... Grazie a tutti, complimenti ai neomedici, la seduta è tolta, grazie davvero.